grida, Paolo me lo dirà e io dirò che il gatto grida e darò la colpa a Walter e parleremo di violenza. Va bene, ci sta. Sono disposta a tutto. Serve? Come Eleonora Giorgi e quindi Giorgio Stegani o Stegani. Serve? Eh? No. No, 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 grazie. Vado, maestro? Prego. Uno, due, tre. Oh, lo voleva fare Walter, voleva usarlo Walter, il cronometro, però poi si è intimidito e allora l'ho usato io. Ciao Bettes.it, siamo qui con Walter Fasano, io sono molto felice, sono molto grato a Walter per questo dono. Walter è in un momento splendido che si merita e noi siamo molto felici per lui perché è il montatore di uno dei film di cui si sta parlando di più e di cui si parlerà di più, è uno dei film che secondo me già arriva e si colloca in un momento dentro un'arte che è il cinema. Ci sentirete parlare tantissimo perché siamo due vecchi innamorati del cinema che lo viviamo in campi diversi, a volte ci incontriamo, però insomma ci sentirete molto parlare di storia del cinema e secondo me Chiamami col tuo nome arriva e si colloca dentro la storia del cinema italiano e non solo. E quindi Walter è il montatore del film, ma non solo. Walter con il regista Luca Guadagnino ha un rapporto viscerale da tantissimo tempo, dal lontano 1997, forse anche da prima, non lo so, adesso da prima. Ecco, cominceremo a chiedere anche appunto aneddoti e cose e ci divertiremo anche a ricordare, a parlare di questo signore che non è presente con noi, ma che è presente con noi perché appunto è Luca. Luca è stato, diciamo, una persona molto importante, sicuramente tanto per Walter che hanno un rapporto di grande collaborazione e amicizia, però anche io nel mio piccolo ho tanti ricordi e tante idee su Luca e tante cose. Prima stavo rompendo le palle a chi? A Paolo Carabetta, l'uomo che sta dietro la Canon che ci sta riprendendo, grazie all'Istituto Rossellini che ci ha mandato Paolo, è una specie di stage, e quindi ringraziamo l'Istituto Rossellini per questa collaborazione con Bettaste, con Paolo Carabetta che sta dietro. Prima stavo raccontando per esempio già degli aneddoti che mi legano molto a Luca Guadagnino, a Paolo, stavo pontificando come faccio ormai da anni, a volte da solo, come sa molto bene Walter Fasano, dicendo delle cose orribili in questa cucina, facendo il critico cinematografico di merda quale sono, a volte con delle persone le quali sono in grossa difficoltà, compreso mio marito che sta fuori campo, va bene, alla mia destra, che è presente e sono molto felice che sia presente in questa bella giornata di sole insieme a Walter Fasano. Walter, quando io con la mia solita violenza e volgarità gli ho detto devi venire a parlare con me, devi venire a fare queste video interviste slabbrate, editorialmente autovisioniste, quindi fondamentali da fare nel 2018 grazie a un editore che mi permette di fare queste follie, che è Andrea Francesco Berni, che salutiamo, Walter, elegante e dico qual è a differenza mia, mi ha detto: Francesco, ma io sono un montatore, ma tu pensi che la chiacchiera possa essere pop, la chiacchiera? E io gli ho detto, e poi, ma insomma, io gli ho detto: guarda, sei molto più colto di me, non glielo ho detto, glielo dico ora, tu sei molto più colto di me, sei molto più elegante di me, sei molto più interessante di me, e quindi sono io che so eventualmente nervoso e a disagio a stare vicino a te, ok? Quindi abbi pazienza, amico mio. Rilassati perché appunto il troglodita sono io. Permettimi di precisare una cosa. Prego. Semplice. Come sai, a parte il fatto che io per dirti ho lavorato un sacco di anni in radio, che comunque non è la televisione, e quindi se uno sceglie di fare la radio anziché la TV quando ha 20 anni, 15 anni, 25 anni, sceglie automaticamente di mettersi dietro il quinto. Infatti non amo moltissimo questo modo di fare radio di adesso, che comporta anche una ripresa video sui canali satellitari, sai, c'è il grande network, 105 RTL, perché secondo me toglie qualcosa alla performance vocale, perché tu sai di essere ripreso e quindi inevitabilmente devi recitare anche per la telecamera. Per cui, diciamo, questo aspetto performativo non è completamente assente dalle mie corde, anche se in una maniera estremamente specifica. Il fatto è che, innanzitutto, dopo 25 anni di questo lavoro, più o meno, sto diventando un eremita. E questo inevitabilmente ti porta a delle forme di alienazione, di follia, di sociopatia, chiamala come vuoi tu, di un certo tipo.
Al tempo stesso comincio nel tempo per l'età che avanza a sentire che alcune volte questo tipo di chiacchiere mi chiedo per quale ragione siano interessanti e possano esserlo per le persone che poi decidono di cliccare sul video, nel senso che ritengo che l'aspetto aneddotico della confessione possa essere interessante cercando di tenere fuori dal quadro o dalla chiacchiera costantemente una forma di narcisismo. Ma ovvio. Che devo dirti che è una cosa che io sinceramente so di, che fa parte dell'essere umano. Per quelli che fanno lo spettacolo, ovviamente ne è una caratteristica. Per fare il regista, per esempio, deve avere comunque un ego smisurato, altrimenti fare una vita di sofferenza e di dolore. E quindi, in un certo senso, mi auguro e punterei al fatto, e le mie perplessità erano legate al fatto di sperare di essere, quindi non per un terrore endemico, ma per il fatto di non metterci qui a parlarci addosso. Però la consapevolezza matura, perché l'understatement, e quindi quello che Hitchcock a Truffaut spiega essere, perché Truffaut da francese è molto interessato a questa parola, che è anche una filosofia, che è un modo di essere che noi amiamo, pure io, pensa te, si chiama autosottovalutazione. E Hitchcock dice a Truffaut: amico mio, è un modo, ovviamente, che con il crescere, con l'andare in là con gli anni, meno male, nelle persone intelligenti si sviluppa, è una sorta di vergogna. Vergogna perché effettivamente uno dice: mamma mia, no? Da giovane credevo molto in quello che dicevo e credevo molto che qualcuno anche forse lo dovesse ascoltare. E qua stiamo già parlando un po' di chiamami col tuo nome. Adesso che sono un vecchio rincoglionito mi vergogno, e questo, Walter, è un segno di intelligenza, abbi pazienza. Però la chiacchiera sarà, penso, spero, interessante, noi non vogliamo vendere niente a nessuno, però insomma noi lo facciamo, poi quello che succede succede. Grazie per il vecchio rincoglionito comunque. Beh, ma perché, perché quando, guarda, lo fa anche Moretti, ha fatto un film su questo, lui che in un certo senso, no? Io lo trovo il suo film più auto psicanalitico che Habemus Papam, no? Cioè, da giovane sei violento, da giovane sei giustamente violento, da giovane sei appunto tranchant e in camera e vuoi parlare e vuoi anche che qualcuno ti ascolti, magari masse, e infatti ti metti col megafono e magari guidi qualcuno pure a fare la rivoluzione. Da vecchio ti puoi sentire inadeguato, soprattutto se hai un ruolo ottenuto attraverso anche le cose che hai urlato da giovane. E nel cinema di Moretti, secondo me, mi sembra perfetta questa analisi che lui continua a fare, continuando a fare film, no? E allora lui è chiaro che lui è il Papa che si vuole ritrarre, perché lui era a San Giovanni quel giorno ed era diventato addirittura un soggetto politico, e dopo i Girotondi aveva davanti a sé, no, lui che in un film degli anni 90 diceva: mi troverò sempre d'accordo con una minoranza. Sai, no? Per gli artisti, per gli esseri, noi esseri umani, che cazzo di discorso c'è di, no, di follia? A San Giovanni Moretti è davanti a 1 milione di persone, è chiaro che lì comincia Venus Papam per lui. Vabbè, questa è già una pippa da critico, però l'inadeguatezza, l'understatement, quella che Hitchcock definisce autosottovalutazione con Truffaut, è una cosa che ci piace, però allo stesso tempo noi adesso ci parliamo, ci chiacchieriamo. Intanto la prima cosa che ti voglio chiedere è, tu appunto sta già guardando spaventato questa prigione che ho creato in una pagina, una vita. Pensate che violenza, come al solito, ma tanto ormai è andata. Io sono un critico cinematografico di merda e fa parte del nostro mestiere. La prima cosa che ti voglio chiedere è: tu hai già detto una cosa che per me è molto, molto interessante. Hai già parlato del regista. Mm-hmm. Ok, non so come, consciamente o inconsciamente. Tu stavi per diventare un regista? No. Cioè, no. Mai? No, anzi direi che poi alcune cose le ho fatte e continuerò sicuramente a farle, perché soprattutto in una dinamica espressiva in cui lavori al servizio, per quanto con estrema libertà artistica, dell'idea di qualcun altro, che è una cosa anche molto bella e che a me piace moltissimo fare, ci sono degli ambiti nei quali no, non credo in realtà che sia per conquistare maggiore libertà espressiva, è solo per la possibilità di spingere avanti anche altri progetti che tu ritieni siano degni o interessanti o rappresentino un'occasione di ricerca per te. Devo dirti che da bambino appassionato di cinema, la prima cosa che volevo fare era l'attore, presumo. Poi volevo fare il regista, no? Ma ti parlo veramente di più piccolo di mia figlia, cioè mia figlia ha 12 anni.
Per cui a 8 anni magari volevo essere attore, a 10 regista avevo la sciarpa bianca, voglio dire. Attore parevo... perché? Chi vedevi che volevi essere? No, nessuno in particolare, c'era un amore grandissimo per il cinema e per i film, per cui conoscevo abbastanza l'articolazione della costruzione di un film, nel senso che sono sempre stato in passato, prima che la memoria cominciasse come al 9000 lentamente ad abbandonarmi, di billing, mi compravo e facevo comprare dai miei genitori da piccolo le raccolte di critiche di Giovanni Grazzini, sai, cinema 76-77, e avevo particolare gusto a leggere chi faceva i film, ma non ci trovo nulla di speciale, penso che sia una forma semplicemente di divertimento e di passione simile all'album dei calciatori, solo che non c'erano i calciatori di John Williams, Jerry Goldsmith, George Lucas, ma c'erano questi billing, questi cast artistico-tecnici. Bello! Sì. Giovanni Grazzini è stato un grandissimo critico cinematografico. Dai contenuti e dalle tesi opinabili, molto moderato e... Ricordo, cioè, per esempio la recensione di Suspiria era una recensione stranamente aperta nel 77 ad ammettere che il film nel suo essere un crogiuolo di effettacci in realtà fosse anche qualcosa che sembrava riuscire ad elevarsi o funzionare in qualche modo. Però diciamo che io già capivo da ragazzino che le critiche erano molto allineate con un atteggiamento ideologico nei confronti della materia del film che non condividevo precisamente, diciamo un po' democristiano, poi non so, magari Grazzini non lo era, voglio dire una sciocchezza, però diciamo una linea, così come altri critici che avevano molto da piccolo, tipo Claudio Fava, faceva i programmi in televisione su Rai 2, poi successivamente non posso non citare Vieri Razzini, che adesso è il distributore, che ha fatto con i suoi cicli di Rai 3 in originale, che meraviglia, delle rassegne meravigliose. Il critico con la bocca storta. Beh, comunque un grandissimo critico, grandissimo uomo. Una caratteristica fisica. Sì, sì, no, certo. Mi piaceva tanto. E quindi voglio dire, no, tornando a noi, sì, attore, regista, perché comincia a capire i ruoli e poi qualche anno dopo ho cominciato a capire come funzionavano i film, perché credo di essere stato appassionato di cinema per lungo tempo senza aver capito fino a un certo punto come funzionava il montaggio del film, perché allora, e parliamo di una quarantina d'anni fa, non c'erano tutti gli strumenti di decodifica e tra l'altro di creazione audiovisiva che sono disponibili adesso, per cui c'era un grandissimo mistero attorno al film, che tra l'altro ti si mostrava in sala, cioè io vedevo un film al cinema in prima visione, poi andavo a vederlo in seconda visione, poi andavo a vederlo in visione successiva, per esempio Blade Runner l'ho visto 3 volte, così Hair di Milos Forman 3 volte, le rassegne, perché non potevi vederli altrimenti, tranne che per le copie Super 8, che tra l'altro erano tutte pirata, alcune avevano dei fuori sync devastanti di alcuni fotogrammi, e potevi vederli e rivederli. Io ho anche organizzato un piccolo cineforum a casa mia con i miei vicini di casa. No, ma cioè, sono tutte cose molto divertenti, molto carine. Archeologiche, cioè stiamo già dentro Prassitele, capite? Siamo già dentro Chiamami col tuo nome. Cioè, in questo senso uno dei grandi vantaggi è il fatto di essere stato a cavallo di periodi tecnologicamente così diversi. Ti dà delle possibilità di comprensione dei fatti interessanti. Per esempio, proprio questo fatto della possibilità di praticare un film, mentre invece ieri sera mia figlia era davanti a Netflix. Io trovo personalmente, condivido questa idea con altri amici, particolarmente, mi verrebbe da dire odiosa, ma è una parola brutta, ma non particolarmente interessante e in qualche maniera inquietante la possibilità di accesso ai film in questa griglia disordinata, non ordinata, di film in maniera casuale assortiti, dove fra i classici trovi Allo Zampan dei Taviani e un film di 2 anni fa che non si sa bene perché sia lì, è un film a caso degli anni 50 americano. Diciamo che tra l'altro aiuta molto poco la possibilità tassonomica, che è una delle necessità, cioè di mettere in ordine le cose di chi entra all'interno di un universo di film da vedere, no? Penso la stessa cosa per la musica. Tu pensa, se paragoni la possibilità di accesso alla musica online e invece il fatto che io, credo anche noi, si andava nei negozi di dischi. Assolutamente. E a volte c'erano dei dischi che non c'erano, che tu dovevi ordinare, che dovevi attendere. Poi il disco ti arrivava, proprio il tempo dell'attesa. Sì. Ti arrivava, c'erano le note per leggere dentro chi l'aveva fatto, quando l'aveva fatto, e quindi tu un po' alla volta costruivi sì, mattone dopo mattone la tua cultura o comunque la tua passione musicale. Adesso la possibilità di avere un accesso a praticamente tutto, sempre, ovunque, sì,
secondo me è estremamente spiazzante e difficile, può creare anche un'enorme difficoltà, perché alcune volte a me capita davanti al web, di non è che abbia molto tempo libero per farlo, ma di non sapere cosa cercare. Certo. Cioè, per esempio, 3 minuti di totale fallout mentale, quindi sei lì, anziché respirare un po' di tac. Hai fatto i 5 siti che compulsi sempre, che non vogliamo dire quali sono. No. E perché fai? Hai accesso a tutto, puoi andare sul sito della NASA, puoi andare... Allora, è un discorso molto complesso che riguarda loro e noi, e anche, secondo me, l'interazione tra noi e loro, perché noi siamo i grazzini di adesso, lo saremo sempre di più, e in un certo senso noi dobbiamo... la tassonomia e l'ideologia la dobbiamo mettere in scena noi dopo che l'abbiamo contestata. E dunque, per esempio, dal punto di vista musicale si dice dei millennials e anche della generazione di Paolo c'ha 21 anni, si dice, ed è vero, perché io sono ossessionato da loro, io odio e abbastanza la meglio gioventù e amo molto stare con loro. Ma questi sono i miei traumi personali. Poi parleremo invece dell'aspetto bello della meglio gioventù che invece Luca e Walter ci hanno riportato. Ecco, mi avete fatto riamare la meglio gioventù, grazie a Chiamami col tuo nome. E poi dopo parliamo, diciamo perché. Invece è una generazione che io detesto e penso che abbia fatto malissimo la dark side della meglio gioventù al paese. Usciamo dalle mie pippe personali. Loro si dice che, io poi quando ci vado a parlare a volte me lo confermano, si dice che loro passino da Richard Butler a Bach a Pink Floyd, cioè loro sono esattamente quello che dicevi te, cioè hanno una piattaforma davanti, non hanno più la musica del momento come ce l'avevamo noi, pochissimo, e infatti sentono De André, sentono i T-Rex. Io adesso sto facendo questi incontri al Mamiani bellissimi di cinema, dove tu hai perfettamente ragione, chi fa il mio mestiere, Walter, anche chi fa il tuo, ma chi fa il mio soprattutto, perché noi siamo quelli, no, tra voi e loro, allora noi dobbiamo capire. Guarda che siamo quasi coetanei, no? Quindi, tu dici no, non anagraficamente, posizione semiologica, tu vieni da una patria della semiologia, noi siamo degli intermediari e quindi noi dobbiamo capire che sta succedendo, ok? Perché tu sei partito da Emma, tu sei partito da Netflix, da tua figlia che vede, e quindi noi dobbiamo capire che cosa succede. Intanto loro sono la generazione della famosa bambina di Coppola, perché noi dobbiamo essere, come dici te, dobbiamo essere seri, come dite te e Luca, che siete storici. Ragazzi miei, quando noi eravamo giovani, Coppola disse una cosa che, cazzo, è proprio perché era vera. Però noi dobbiamo completare il discorso di Coppola, perché certo, ci siamo un po' dimenticati che quella bambina famosa, però che cosa faceva la bambina, la bambina famosa di Coppola era la bambina che Coppola diceva che avrebbe dato del tu all'audiovisivo, avrebbe cominciato a prendere questa cosa che era un mistero per chi era ancora nato nei 70, adesso noi siamo praticamente coetanei minima. Per noi è vero, ha ragione Walter, no? Vedevamo Grazzini, leggevamo i titoli di coda, vedevamo quelle cose, c'era un mistero, cioè era molto erotico, c'era tanto da scoprire, ci eccitava tantissimo quel popolo che arrivava e dovevamo, come nei Goonies, dovevamo scavare, andare dentro questa avventura. Coppola che dice? Dice, il futuro è una bambina, lo dice Coppola all'inizio degli anni 80, quando è ambientato Chiamami col tuo nome, Coppola dice, nel futuro una bambina farà un film, farà un lungometraggio, come me, Martin. E pensate che lui, Martin Scorsese, i Movie Brats, erano già stati, sulla scorta dei Godard e Truffaut, i bimbi, e gli Orson Welles ovviamente, la grande tradizione dell'enfant prodige, no? Che nel cinema noi dobbiamo studiare sempre, vedere nelle fasi, Orson Welles, Bellocchio, Moretti, i Movie Brats, New Hollywood. Allora, Coppola si spinge oltre e dice, avete presente noi che... Steven che fa 24 anni lo squalo, quell'altro che Landis che fa 21 anni Sherlock, fa 28 anni Animal House, che sono Raimi che fa 23 anni La Casa, che sono cose magnifiche, incredibili. E ecco, ci sarà una bambina domani che farà un film a 16 anni. La bambina di Coppola dei primi anni 80 è diventata loro, ovviamente. Se tu fai un calcolo anagrafico, è diventata oggi una persona che dà del tu al prodotto audiovisivo. Cioè, ed è per questo, mi ricollego anche alle tue preoccupazioni eleganti di understatement dell'inizio, del perché sono interessati a sentir parlare un montatore. Perché loro danno molto di più del tu
a questa roba qua. Però poi hai ragione te. Loro che fanno? Hanno un accesso alla cosa. Non c'è più, c'è meno il mistero. Vanno lì, manipolano, prendono, sanno tutto. Walter, sono terrificanti. Il pubblico di Bethesda fa dei commenti ipertecnici sull'Oscar al montaggio sonoro. Ma quando cazzo mai lo facevamo noi una cosa del genere quando eravamo giovani? Noi anzi, casomai eravamo più letterari, perché eravamo ancora figli di un'educazione italiana molto più letteraria che non visiva. Quindi le cose stanno cambiando, la bambina di Coppola è cresciuta e allora, però effettivamente loro adesso hanno tutto, è vero che hanno tutto e hanno bisogno. Io vado a Mamiani a fare questi cineforum molto affascinanti, perché sono più io, nonostante parli come al solito e dica un sacco di cazzate e faccia il trombone, in realtà è tutto un trucco, perché io ormai sono veramente andato fuori di testa e quindi parlo così, ma in realtà ascolto mentre parlo e li osservo e cerco di capire che cosa è il cinema per loro oggi, che cosa è Blow Up, sto indicando il manifesto, che cosa abbiamo fatto Blow Up l'ultima volta, che cos'è un testo, io e Walter siamo molto legati alla semiologia, che poi dopo diremo perché, che cos'è un testo del 66, quel film del 66, oggi, che cos'è? Liberation, lo può rileggere in un modo, e questo è anche bello, va bene? Non, a me non mi deprime, perché il gioco è sempre il gioco è un testo, occhi che guardano un testo e ovviamente occhi che cambiano quel testo col passare del tempo. Hai ragione, il problema è quando il gioco diventa un gioco ideologico violento e impositivo, è lì che incomincia a storcere il naso, perché diventa assolutista e quindi in qualche maniera fascista, e questo chiaramente diventa meno interessante. Allo stesso tempo vorrei dirti un'altra cosa, sempre rispetto a qualcosa di nero che si muove dietro. Io non ho nessun tipo di pregiudiziale nei confronti di poi, avendo una bambina piccola, avendo poi insegnato per tua chiamata a dei ventenni, è una generazione che tra l'altro anch'io amo moltissimo e ritengo brillante, intelligente e fortunatamente per la prima volta dentro i suoi tempi, maggiormente di quanto non fossero quelli appena prima di loro, che erano molto più di transito. È vero. Per esempio, per me e per mia figlia, voglio dire, tu hai detto Netflix, quindi voglio dire, è inutile citare fonti, certo. Spotify, certo, Spotify è chiaramente una risorsa incredibile, cioè io faccio delle cavalcate, come dici tu, quando, come nei Goonies, incredibili all'interno delle possibilità di connessioni, e scopro costantemente, io che ero 30 anni fa a fare browsing nei dischi, sporcandomi le punte delle dita, no? O nei poster, o in quello che ti pare, incredibili, e ho accesso a della musica creando delle connessioni pazzesche, perché per me è una grandissima gioia, mi piace ascoltare la musica, mi piace vedere i film. Quello che però lo strumento che secondo me è compito condividere, neanche comunicare mettendoci noi in questa forma, come dire, di separazione fra lui e noi, ma condividere per la gioia piacere di farlo in maniera, anche per imparare noi delle cose ovviamente, e sapere, e questa cosa nera è l'algoritmo, il fottutissimo algoritmo, nel senso che se io cerco, il fatto che se io cerco una cosa su Spotify immediatamente mi compare una profilazione della mia identità, del fatto che mi vengano suggerite delle cose immediatamente, cioè non dobbiamo fermarci all'interno di questa profilazione, di questo algoritmo, sì, ma all'interno di questa risorsa incredibile di ricerca, sì, e di accesso, sì, ai contenuti, come vengono chiamati adesso, che è una cosa orribile, sì, e perché si tratta di riempire dei buchi, degli spazi, delle cose, il brano creato negli anni 60 o nel 500 da qualcuno diventa un contenuto su Spotify e diventa quella cosa lì che in interfaccia sembra tutto uguale a se stessa. Un altro esempio, come vengono catalogati gli album su Spotify? Trovi degli album del 72 dove c'è scritto 2007. Perché? Perché banalmente nell'estrema difficoltà di catalogare e mettere online qualcosa di vagamente, certo, ragionato, la data riportata è la data dell'ultima ristampa, riedizione, esatto, o delle edizioni in CD. Per cui come si fa a capire quel disco dei Ramones di che anno è se viene prima di quello? E secondo me non è un fattore, come dire, passatista quello di capire se un disco è stato fatto prima, perché per capire le diverse fasi, per avere il piacere di scoprirle di un regista o di un musicista, e per avere l'arricchimento di saperlo se sei un curioso intellettuale, sono elementi che ti servono. Per cui questo, e in più l'algoritmo che appena finisci di sentire un disco ti dice ti potrebbe piacere quest'altro, è qualcosa dalla quale bisogna avere strumenti per difendersi
nella misura in cui è piacevolissimo sentire in shuffle una playlist che ti suggerisce quello che sentire, ma poi tu quella playlist la devi rivoltare come la testa di un polpo che stai sbattendo sullo scoglio e prendere e farla tua. Secondo me questo è molto importante. Sì. E per farlo devi sapere cosa sta succedendo, sapere che in quel momento tu sei oggetto di... sei scrutato come un funesto romanzo di Philip Dick, vieni profilato, sei un oggetto di consumo. Ok, dopo Snowden di Stone ho messo anch'io la pecetta più ma come certo, gesto politico. Ma certo, e quindi se sai tutte queste cose, probabilmente in questo ambiente che ti fornisce 12 miliardi di possibilità, ti puoi muovere con una cognizione di causa che ti fa sentire padrone o maggiormente padrone di questo universo virtuale che ti cercano di definire addosso per gli interessi che sono puramente commerciali di controllo, puramente. Certo. E invece farli tuoi e rivoltarli. Certo. Ed è in questo che la nostra esperienza, certo, o qualcosa della certo, nostra esperienza certo, che non ci fa troppo vecchi, può permetterci certo, di essere dialoganti e di dire delle cose divertenti per qualcuno di più giovane di noi. Assolutamente. Beh, bellissima questa cosa, certo. L'algoritmo. L'algoritmo, la pizza che canta, quando la apri in Zero Theorem di Terry Gilliam, perché è stato un momento Terry Gilliam, un momento omaggio di Walter a Terry Gilliam, è la pizza appunto di Zero Theorem che ti arriva e canta, no? E alla terza volta che canta capisci che probabilmente ti vuole uccidere e devi ucciderla te. Quindi questo per dire che è un regista, Terry Gilliam, che sta molto riflettendo su queste cose, riflette da sempre, come i visionari sono, insegnano, aveva già visto queste cose tanto tempo fa. Ok, allora... abbiamo già parlato molto di Chiamami col tuo nome, vabbè, può sembrare una follia, però abbiamo già parlato molto di Chiamami col tuo nome, perché una delle cose, sarà difficile non parlare tanto di Chiamami col tuo nome, però poi, perché la carriera di Walter è bella, è densa, è piena di cose, però in Chiamami col tuo nome, una delle cose più belle, tra le tante bellissime di questo film splendido, è l'importanza delle date, l'importanza della storia, l'importanza della stratificazione e l'importanza per noi, amici miei, di, come diceva Walter, no? Dare una collocazione temporale, politica, storica a ciò che ci circonda nel mondo per capire chi siamo noi. E questo è un film che ci ricorda questo attraverso libri, attraverso date. Una data, il regista è molto onesto intellettualmente, ci mette subito, no? Una data all'inizio, e attraverso delle lezioni politiche, attraverso l'arte, attraverso la letteratura. E quindi attraverso le case, parlavamo prima con Walter un po' di architettura, di storia dell'architettura, attraverso queste bellissime CP, istituti di case popolari che circondano il mio bellissimo palazzo qui. E quindi Chiamami col tuo nome, ragazzi, parla di questo. Ed è effettivamente molto della nostra generazione da questo punto di vista, perché effettivamente dà proprio questa idea forte, no? Della storia. E quindi voilà, poi vabbè, io non lo so, allora mi ci devo tuffare proprio dentro il film, ormai il film mi chiama. Ti voglio chiedere, quando nasce Chiamami col tuo nome? No, la prima cosa la faccio frivola, va? Perché sennò stiamo troppo filosofeggiando. Mm-hmm. Il tuo primo incontro con Luca, e poi ti racconto il mio, che è esilarante. Voglio vedere se è più divertente il mio o il tuo. Ma sicuramente è più divertente il tuo, perché tu sei uno showman. E quindi voglio lo manipolo dire, e lo cambio. Ma certo, ma è chiaro, cioè, quindi non credetegli, ormai nascono già leggende, poi lui è un affabulatore nato, e tra l'altro stavo ascoltando la metrica di Alò, ho capito una cosa, standoti vicino, noi ci conosciamo da tanti anni, senza che questo rappresenti un pregresso che tolga nulla, che abbia non c'è un fuoricampo però, come dire, sei d'accordo? Cioè tutto quello che siamo è qui davanti, proprio perché in questo senso sei... ti ammiro molto, ti apprezzo molto, sei sempre tutto presente. E ho pensato, ho ascoltato come parli e gli accenti, no? Come enfatizzi alcune parole. Stavo pensando ad un documentario che stavo vedendo con Leonard Nimoy, che è strano, ma grande difficoltà a vederlo come era il Dr. Spock, voglio dire, figura fondamentale nella nostra crescita, e raccontava di William Shatner, di come William Shatner veniva, il capitano Kirk, l'attore che interpreta il capitano Kirk, veniva spesso preso in giro in innumerevoli parodie per come recitava, per come
sempre enfatizzava alcune parole e quindi la sua recitazione enfatica venisse presa in giro, che invece lui ne faceva le lodi. John Belushi, esattamente, certo, quello che faceva il capitano Kirk. E lui parla così, per cui il nostro William Shatner, allora il nostro William Shatner. Grazie, non so se è un complimento, no, devo ancora certo decodificare. Ma certo, anche se in questo senso, se vi andate a sentire... Una cosa curiosa, non c'entra niente, però secondo me è divertente condividere delle piccole perle. Sia William Shatner che Leonard Nimoy hanno fatto dei dischi. È vero. Hanno fatto dei dischi che essenzialmente erano un alternarsi di hit del tempo e successivamente di brani originali e brani recitati, a volte da Shakespeare, a volte testi cosmici scritti appositamente. Quelli di Leonard Nimoy, che io preferisco perché preferisco Spock a Kirk, sono un pochino inferiori. William Shatner invece ha fatto una carriera discografica incredibile. È un disco di una decina di anni fa che si chiamava Has Been, in cui aveva ospiti tipo Amy Mann, quella che cantava le canzoni di Magnolia, o Ben Folds Five, musica alternativa americana dei primi anni 2000. È un disco fantastico, e in cui lui tra l'altro si prende molto in giro, recita moltissimo, non canta per fortuna, ma è un disco bellissimo, perché se vi capita William Shatner Has Been, e poi William Shatner attore come Alò. Ecco, wow. Così abbiamo chiuso l'enfasi. Ma tu tornerai DJ? Momento DJ, certo, di Walter, ma io vorrei fare una... Dai, facciamo una cosa DJ, che meraviglia. Adesso mi stai facendo andare... Sai una cosa che mi ha fatto impazzire? Quando ho visto il documentario di Julian Temple su Strummer, sui Clash, su Strummer però di più, che Strummer adesso è questo DJ su queste cose satellitari che io manco capisco bene che cosa sono, e ogni tanto Temple faceva sentire Strummer che metteva i dischi e che era seguitissimo, cioè aveva tipo 2 milioni di persone, perché oggi, stavamo parlando di tecnologia, di come cambiano le cose, si può andare sul satellite, no, a fare il DJ, e vabbè, mi ha ricordato la bellezza di quella cosa. Ci andiamo, fallo Walter, perché la mia presenza è meravigliosa. Fallo te, perché è molto importante, ce lo fai te. Allora... L'incontro con Luca, dicevi, facci il punto che lui... Che divertente che era lo sketch di Belushi che prendeva per il culo... Era carino. Sì, c'era Elliot Gould che arrivava, c'era Aykroyd, è un grande sketch del Saturday, cercate di recuperarlo perché era strutturato molto molto bene. Ok, primo incontro con Luca. Allora, così ne approfitto per citare un amico comune che penso tu conosca, che è Francesco Munzi. Ci pensavo qualche giorno fa, perché ovviamente tutto quello che sta accadendo adesso... Seppure, come dire, una parte di un percorso che ovviamente ci rende estremamente felici e orgogliosi e ci fa svegliare con maggiore buon umore la mattina, eccetera, eccetera, sempre per understatement, parte di questo percorso è nato, ci stavo riflettendo in questi giorni, che sono dei giorni che inevitabilmente sono un po' di riepilogo di cosa è successo nel passato, no? Come in quelle puntate di Happy Days di montaggio, ti ricordi, in cui per riciclare altre puntate di successo c'era una riunione di famiglia in cui Ricky e gli altri, diciamo, non vi ricordate quella volta che partivano 5 minuti di una vecchia puntata, così facevano contenuti anche negli anni 70 al cinema. E mi sono ricordato che e infatti è stato veramente Francesco Nunzi che ci ha presentati, perché io frequentavo il centro sperimentale, allora centro sperimentale, parliamo del 95, e avevo montato un documentario di Francesco, che è un piccolo documentario che si chiama Anastasia, di 10 minuti, e Luca l'aveva visto perché il direttore della fotografia di Anastasia, Paolo Bravi, era anche un amico di Luca e allora lavoravano insieme, e Luca incominciava a fare le sue prime cose, e doveva debuttare in un cortometraggio in pellicola, perché gli era piaciuto il finale di Anastasia, che era stato criticato da Salvatore Mereu, regista che conosci, che era il nostro compagno di corso, perché sosteneva che avevamo inventato un finale dove un finale non c'era. E Luca gli obiettava che questo fermo fotogramma in rallenti e dissolvenza invece era molto 400 colpi, ma diceva, perché allora, ma tu pensi, diceva, che anche Truffaut magari l'aveva fatto perché non c'era materiale per finire il film? No. Ma anche se fosse quello è il finale del film, voglio dire. E quindi ci siamo incontrati in un bar di Testaccio, perché io allora arrivo a Testaccio e stavo anche scrivendo la mia tesi di laurea, per cui ero piuttosto annoiato, come spesso mi capita in quanto sociopatico, da dovermi distrarre per dover scendere in questo baretto a incontrare questi amici. E, però sono sceso, ci siamo fatti quattro chiacchiere, abbiamo cominciato a parlare di In the Mouth of Madness di John Carpenter, che era da poco uscito, quindi parliamo 94-95. Non fare come i miei colleghi del DAMS, se c'è una cosa che io detesto della cinefilia è quando si deve citare il titolo in originale per fare il figo. Il seme della follia, noi dobbiamo essere
Allora aggiungo un'altra cosa, visto che stiamo dicendo cose per niente interessanti, mi aggiungo un'altra che è un oggetto della mia riflessione. Ho visto che Soderbergh si scrive i titoli dei film che vede giorno per giorno, non credo che ci metta un voto, ma per ricordarsi quello che ha visto a quando. Infatti su Facebook c'era un link di Pitchfork, non so di cosa, che diceva la lista dei film che Soderbergh ha visto nel 2017. Allora io il 1 gennaio 2018, con il febbrone, ho deciso lo faccio pure io. E secondo me è ovvio, i film da sempre vanno citati in originale, in questa ragione tu, quando li vedi in originale, vanno citati in italiano quando tu li vedi in italiano. Per cui obiettivamente ragione ne avevamo visto il seme della follia. Al Royal, con presente Orio Caldiroma, allora commissario del centro sperimentale, docente universitario, in sala non so quanto gli fosse piaciuto. Però parlavamo di quello. E Munzi, che è Francesco, che è legato a un altro tipo di cinema, con quella sua attitudine sempre molto seria, cioè il film non mi ha convinto, e Luca ha incominciato, Luca che allora aveva i capelli lunghi fino qui, ha incominciato ad attaccarlo con la veemenza e con la comunque precisione di contenuti che lo caratterizzava. Che ha sempre, esatto, che è Luca. E io e Paolo li ascoltavamo. Detto questo, per completare la storia, ad un certo punto ci salutiamo, Luca mi aveva fatto i complimenti per il montaggio del documentario di Francesco, saliamo a casa mia perché dovevo prendere una cosa da dargli, che ci eravamo detto, lui doveva andare in bagno, una roba del genere, e si ferma davanti alla libreria dove avevo tutti i miei VHS, per cui si ferma, la guarda, io già non apprezzavo molto questa invasione della privacy, perché uno che guarda i libri, i film che hai, è come se entri in qualche maniera in un mondo che è il mondo tuo, perché se vedi che in libreria hai i libri di Dan Brown e di Moccia, sei inevitabilmente una cosa, poi magari tieni nascosti dietro quelli di Lacan e di Gilles Deleuze, non lo so, o il contrario, insomma, dipende come Woody Allen, se metti all'edicola. Ma, siamo proprio fratelli, mentre esatto. Te parlavi ti dicevo, stavo pensando, lo dico di Provaci ancora Sam, esatto. O c'è tutta questa scena di Provaci ancora Sam in chiave etero, cioè lui vuole far colpo su una signora, e quindi mentre ci sono Tony Roberts e Diane Keaton che lo stanno preparando per quest'uscita, lui deve mettere a posto i prop, ecco, deve mettere a posto i prop della sua esistenza, anzi della sua... C'è Roscio intanto che sta cercando di sfondare la porta, poi diremo perché, deve cercare di mettere in scena la rappresentazione che lui vuole ottenere per andare in Luca, certo, con la signora. E quindi arriva questo capellone, guarda, si studia tutti i miei vacanzi, a un certo punto mi guarda e mi dice, e io mi sentivo come Giulio Basa in Nanni Moretti, quando Nanni Moretti gli dice io sarò sempre con le minoranze, e lui lo guarda e fa, mi dice, apprezzo il 90% della tua videoteca, e se ne va in bagno. E io dentro non penso, vabbè, a Roma come si dice? Esti cazzi, sì, vabbè, noi romani siamo così, abbiamo esatto. Visto tutto. Io non l'ho pensato perché ero a Roma da troppo poco, quindi non ho pensato qualcosa forse in barese, ma non ricordo. E lì è nata una grande amicizia. In più, sapendo che io stavo, forse non credo completando Anastasia, ma montando qualcosa, ha incominciato a telefonarmi al telefono delle moviola del seminterrato del centro sperimentale, dicendomi, ovviamente non richiesto, ci ho pensato, per quel finale di quel cortometraggio di cui mi parlavi, ti propongo Mascagni. E mi sparava per 10 minuti, tipo alla cavalleria. E io, ad un certo punto, cioè, ormai non ce la facevo più, era molesto, cioè, ora come ora potevo fare un Me Too su Guadagnino, poggiavo la cornetta su questo tavolino che era accanto, lasciavo che Mascagni suonasse e risuonasse, anche se a basso volume, perché i vecchi telefoni, nel corridoione delle moviole, e dopo 5 minuti tornavo, la musica finiva, dicevo, ti ringrazio tantissimo, bellissima idea, la valuterò. E poi in realtà mi ha chiesto, è stato l'inizio di una grande amicizia. È bella! E mi ha chiesto poi di montare il suo cortometraggio che si chiama Qui, in pellicola. 1997, signori. 97 a Tormina, ma noi l'abbiamo fatto un anno prima. Ok. E lì l'amicizia continuava a crescere. Data di edizione. Esattamente. Tu sai, noi dobbiamo mettere la data di edizione. Se lo facciamo con Spotify. È il mio mestiere, cavolo. Due o tre cose l'avrò imparate. Sì, però non fidarti di IMDb, perché anche lì potremmo dirne tante. Data di però il release, no? La distribuzione da Tormina. Festival di Tormina 97. Ok. Hai ragione. E lì ha girato Luca un cortometraggio in Super 6, no, in 16, in Super 16, non me lo ricordo, che abbiamo montato in moviola, e ovviamente da lì è nato la cellula del nostro rapporto, perché la prima cosa che io ho detto abbiamo bisogno di una moviola, e certo, e
per dire l'ho trovata e ho detto vabbè, allora dobbiamo pagarla, costa 180.000 lire, ma io non ho una lira. La prima cosa che ho detto vabbè, te li anticipo io. E poi li ho rivisti, molti anni dopo me li ho rivisti. Per cui lì è nato il... ma già ci siamo divertiti un mondo, perché il cortometraggio era un cortometraggio dal contenuto... Forte. Devo dire che lì sono nate già una serie di cose che ci caratterizzano, perché per esempio, innanzitutto lui mi ha chiesto subito cosa ne pensassi di questo cortometraggio. E io ho detto cosa ne pensavo e lui ha contestato, ma con... precisione parte della mia analisi, e io ho riveduto le mie posizioni in base a quello che diceva lui, ma al tempo stesso so che lui ha considerato quello che dicevo io. E soprattutto questo per quanto riguarda un brano musicale presente nel cortometraggio che lui mi aveva proposto, un brano degli Everything But The Girl. Wow. E io invece gliene ho proposto, dopo una lunga ricerca, un altro, altri due in realtà, di due artisti, un gruppo e un artista che poi sono rimasti molto nelle nostre vite, che sono Keep and Run, che è una specie di situazionista della musica, diciamo a cavallo fra il jazz e il gesto di improvvisazione musicale più avanguardistico, però molto molto facile, molto percussiva, molto forte, molto erotica, eccetera eccetera, i Blue Nile, che sono un gruppo scozzese che ci piacciono molto. Però invece il film finiva con un'altra cosa che a lui piace molto e che a me piaceva un po' di meno, ma che nel tempo è diventato anche un marchio di fabbrica, ma un po' rielaborato, cioè l'utilizzare una musica di un film preesistente, che in qualche maniera per me, che sono più piccolo di vedute su tante cose di Luca, perlomeno in prima battuta, mi sembrava meno interessante. Utilizzi la musica di un film appena uscito su delle immagini tue, mi sembrava... E invece era il tema di Claudia, degli Spietati di Clint Eastwood, che è stata una delle grandi passioni cinematografiche di Luca e anche mia, che chiudeva il film con una dolcezza incredibile, una musica per chitarra, uno dei temi più belli scritti da Clint Eastwood con Lenny Niehaus, che è un suo compositore. Mi ricordo il finale. E quindi, insomma, si sono profilate all'interno di questo corto tutta una serie di dinamiche molto divertenti che poi ancora fanno parte del nostro rapporto, e io sono molto contento di aver incontrato Luca, ma non solo perché abbiamo fatto delle cose bellissime insieme, ma perché è una persona molto divertente con cui avere a che fare. E direi che poi io non so che cosa di pubblico venga restituito della sua maniera anche di darsi, di rappresentarsi, del suo modo conflittuale negli anni, non suo personale, ma di quello che è successo nel suo rapporto con le persone. Per cui un'immagine che alcuni dicono di superbia, di cosa, ma non vorrei entrare in questo discorso, anche perché in realtà adesso sta cambiando tutto, però posso dire che è un gran divertimento, perché Luca si diverte molto a fare le cose, sì. E quindi, poiché fa tutto parte di un grandissimo, molto serio ma molto divertente gioco, esatto, che gli permette anche di puntare molto in alto e di essere estremamente lungimirante, e in questo senso qui è sempre molto divertente, perché la nostra amicizia è costellata di momenti di grande divertimento nel fare le cose insieme, anche le cose più difficili, anche le cose più complicate, parzialmente tali, insomma, perché poi facciamo sempre film, non è che stiamo lì a salvare vite, no? E quindi, sì, molto divertente. E quindi l'ho fatto un po' lunga, ma questa è stata la prima esperienza. Bello, no, bellissima. Chissà qual era, mentre parlavo, pensavo, chissà qual era il 10% che gli faceva schifo della... Il 10% della libreria che... te l'ho mai detto? No, ma posso immaginarlo. A parte il fatto che io stavo scrivendo la tesi di laurea in tempi non sospetti, come forse sai, ma in questi appunti non lo vedo scritto, sul poliziottesco. E quindi sono laureato al DAMS di Bologna con una tesi sul... L'ho fatto pure io al DAMS di Bologna. Ecco la nostra patria semiologica. Ecco la nostra culla semiologica, dove io e Walter abbiamo mosso forse i nostri primi passi semiologici. Ok. E quindi no, svelato la patria semiologica. Quindi forse non so, o forse non conosceva, non credo fosse nemmeno il poliziottesco, anche perché poi ci ha provato nel tempo a cercare di capire quale fosse il principio di attrazione mio. Come mi ha detto anche il docente con cui mi sono laureato in fase di discussione di tesi di laurea, c'era anche Renato Barilli, il critico d'arte, che era presidente della commissione, e Antonio Costa, che è un uomo, che è un professore che... con il quale ho avuto un bellissimo rapporto, durante la discussione della tesi in cui si parlava di, che ne so, Roma drogata, la polizia non può intervenire, ad un certo punto avevo fatto questa tesi noiosissima, avevo anche pensato di stamparla, ma poi ho detto, ma chi gliene frega a nessuno di stamparla, di pubblicarla, intendo dire, alleggerendola dei contenuti, perché è stato un periodo di editoriale in cui questi libri uscivano certo, tantissimo, ora un po' di meno. Mi ha detto, ma senta, ma mi scusi Antonio e Costa, ma lei
Davvero? Ma come mai ha dedicato tanto tempo, poi una tesi così corposa, ad una materia così... E io ovviamente stizzito con quel tipo di stizza, esattamente. Il cinema! Ma non ero tanto quello, in quel momento non ero in fase nerd. Ero più in fase, ma non so come definirla, io risposi veramente da bacchettone, mi stupisco di lei è uno storico del cinema, ritengo di poter dire che qualsiasi argomento, tra l'altro la tesi di semiologia dello spettacolo, non mi ricordo che esame io avevo fatta, era tutta sul teatro, però io frequentavo già il centro sperimentale, è cosa che suggerisco anche ai miei parenti più giovani, amici che fanno l'università, io dico sempre l'università è una grandissima occasione, ormai snaturata dell'alone, sì, l'importanza, sì, che aveva quando noi siamo stati giovani, l'ultima, sì, è vero. Fatela perché c'è qualcosa da prendere e soprattutto cercate di orientare il corso di studi, per cui gli ultimi esami io li ho fatti concordando dei programmi con la grandissima disponibilità e gentilezza dei docenti, portando i programmi su qualcosa che mi era più vicino, perché anziché farlo sulla storia del teatro, che avevo studiato già in storia dello spettacolo, io ho chiesto di farlo, avevo fatto una tesina in cui analizzavo tre testi della commedia erotica degli anni 70, del poliziottesco e dell'horror, in termini semiologici, con gli strumenti dei testi di allora, Casetti, quella roba lì. E secondo me la parte più bella era l'analisi semiologica della dottoressa Ci sta col colonnello, con Nadia Cassini e Lino Banfi. Credo, ora la memoria non mi aiuta, sia di Michele Massimo Tarantini, ma potrei sbagliarmi e quindi insomma lo dico con beneficio d'inventario, per cui utilizzare i casetti con le sequenze oniriche di Lino Banfi e Nadia Cassini, wow, è stato molto divertente, cioè che divertimento, per cui anche l'università è stata un'occasione, una volta che capisci come muovertici. E poi una cosa che vorrei dire prima che si faccia troppo tardi, ma vorrei dirla dopo, e di quanto ho riscoperto sempre in questa fase di un po' di bilanci che mi sta capitando di fare mentalmente mentre sono sul motorino da qui a Saxa Rubra, dove stiamo missando su Spiria, perché sono 14 chilometri, perché tutto il tempo per pensarci, di quanto la scuola, questo è proprio segno di vecchiaia, sia stata importante per la mia formazione. Ma perché c'hai tutta... Guarda, sei ridicolo. Perché hai tutta questa momento... No, ma che c'entra? È un momento, ma la scuola, ma la scuola è fondamentale. Hai ragione. Però... Guarda, ne parlavo con una del Mamiani, che è una mia pupilla, che, capito, che diceva... Io mi sono incazzato al telefono, Francesca l'ha sentita la telefonata, dove gli dicevo, sembravo la picella di Bianca, dove gli dicevo, ma stiamo scherzando? Ma la severità, la tristezza, la disciplina, la prigione che ti dà la scuola è fondamentale. Io, questi sono gli elementi che io terrei proprio ancora. No, io sono più quello che non quello che io non, sono più non piango, ma non io sono più cattivo. No, ma infatti, ma ci forma questo, tutti. Ci forma. No, io questo. Su questo non sono per niente d'accordo. Sempre Silvano Agosti, che cazzo. Io non ho mai sopportato Silvano Agosti che diceva che andava abolita la scuola. No, ma io non lo dico, io sto dicendo un'altra cosa. Ce l'hai lì da quest'ora e poi devi star lì, devi soffrire. Io so più così, mamma mia. Tremendo proprio. Poi anche su Aloy io vorrei dire che non ho mai capito se è un buono travestito da cattivo, un cattivo travestito da buono, o forse, volendo essere gentile, un buono travestito da cattivo che fa finta di essere buono. O un travestito e basta. Esatto. senza identità morale. Come direbbero, c'è una parola in inglese molto bella che non ricordo, che ti potrebbe definire in questo senso. Detto questo, no, mi sto ricordando di cose sempre molto Spotify della scuola, cioè di cose studiate al momento che mi avevano più o meno interessato, che mi sono ritornate e sono diventate dei capisaldi della mia analisi, per esempio, delle cose che faccio tuttora. Tipo, per esempio, durante la scuola, per ragioni di orrore di tutte quelle cose che piacciono a te, che hai appena detto, non avevo amato Manzoni. I Promessi Sposi su tutto. E non ne parliamo, visto che si fa in 2 giorni scarsi di corsa e quando c'hai altre cose da fare a 15 anni, Adelchi e il Conte di Carmagnola. Quando poi ho studiato l'Adelchi all'università, poi mi è piaciuto tantissimo, perché Adams ha fatto italiano, perché ho trovato un testo meraviglioso, ma a prescindere da questo, ad accompagnare Adelchi e il Conte di Carmagnola, c'era la famosa... Manzoni fu contestato. Fu contestato da questo critico e poeta francese che si chiamava Chauvet, e lui gli rispose nel 1820 qualcosa con una famosa lettera che si chiama La lettre à Monsieur Chauvet sur l'unité de l'île et de la tragédie, cioè in cui contestava ciò che gli veniva contestato di non aver utilizzato l'unità aristotelica nella tragedia, di luogo, di tempo, eccetera, eccetera.
E questo saggio, molto interessante, conteneva anche delle indicazioni di poetica e di estetica che incredibilmente mi accompagnano. E questo mi stupisce moltissimo, proprio perché anche in questo senso la scuola, come diciamo, dell'università, per me dovrebbe essere una stupenda occasione di andare lì a piluccare delle cose che interessano, cercando di sfangarla, quindi molto diverso dall'atteggiamento di Alò che dice... Bisogna l'ordine dalle 8 in mezzo. No, ma al contrario, io invece dico: no, state attenti, perché sei un'ipocrita. Quando meno ve l'immaginate, meglio potreste, ma sì. Mi piace, certo, voglio dire, potreste scoprire che ci sono delle cose incredibilmente interessanti. Ma certo! E questa sembrerà la banalità delle che ore no, sono. No, però è una cosa verissima. No, potreste scoprire, o anche no, cioè anche 20 anni dopo, come è capitato a te. Esattamente. Vogliamo dare... Vabbè, io non sono d'accordo con te, però torniamo al cinema. E cioè faremo 10 visualizzazioni, stiamo parlando di Manzoni su Bad Taste, proprio siamo spacciati, cioè dobbiamo sperare che saltando in avanti finalmente diciamo due parolacce e poi indicizziamole, così magari facciamo salire. Allora, ciao ragazzi, sono Favij, non lo so cosa devo fare. Boh. Io ho ancora l'immagine del guadagnino con i capelli lunghi. È pazzesco perché adesso sembra un intellettuale iraniano di quelli che stanno vicino alle missioni atomiche con Ahmadinejad. O sembra, tempo fa sembrava, dicevo sempre, Al-Qaeda. Lo vedevo e facevo Al-Qaeda, me lo immaginavo. Oppure ci sono, esatto, ci sono anche i gangster persiani di Tutto in una notte di John Landis, che è un regista che amiamo molto. E immaginare Luca... Tra cui lo stesso Landis. In che senso? Fra cui lo stesso Lenny, pum pum pum, la porta che non riesce ad aprire la porta e quindi gli spara, ovviamente, perché è un ragazzo che è come me, mi sono sempre molto identificato, è come Alò, ha questo tipo di decodifica, diciamo, tenera nei confronti della realtà. E allora, immaginare Luca questi capelli, è bellissimo, eh? Ecco l'immagine che ho in testa, perché purtroppo io sono la testa piena di film. Quell'immagine di Kaiser Soze che si allontana col fuoco che Singer non fa vedere, un altro che se la passa molto bene come regista in questo momento, Singer non fa vedere la faccia, e però mi piacevano molto i capelli di Kaiser Soze, perché poi appunto c'era questo gioco subliminale col fatto che era Kevin Spacey, vedi che tutto torna, che è un altro che se la passa benissimo in questo momento. Ok, allora bellissimo questo guadagnino col capello lungo, molto Black Sabbath, bellissimo. E ti devo raccontare il mio. Era una trasmissione televisiva sulla 7, che forse all'epoca si chiamava TMC2. Mi aveva invitato una donna a cui devo molto e che mi fa piacere citare in questa bella chiacchiera con te, che invece mi sta piacendo tanto, che è Elisabetta Arnaboldi, una donna a cui io devo molto. E mi invitò Elisabetta a parlare. Io già facevo il critico trombone fascistoide e mi presentai. All'epoca ero ancora veramente più, ero più innocente, quindi ero più senza vergogna ed ero migliore rispetto a come sono diventato adesso, perché mi presentai con una maglietta che i miei genitori mi avevano comprato quando ero un ragazzino a San Francisco di Banana Republic, che io avevo sempre molto associata a Woody Allen, un altro che se la passa benissimo in questo momento, che io e Walter amiamo molto e che abbiamo citato prima e che continueremo a citare anche dopo. E quindi avevo sta maglietta che mi ricordava film del dittatore di Allen. In realtà era una linea, come tu ti ricorderai, perché fu una linea abbastanza importante degli anni 80, e io ero già fissato con Allen da ragazzino, i miei mi portarono sta maglietta da San Francisco, che noi siamo quelli che negli anni 80, no, Vacanze in America di Vanzina, era veramente lontana, e quando no tornavano queste persone, no, era un luogo mitico, ci davano ste cose e eravamo quelli là. E a un certo punto mi danno questa maglietta di Banana Republic, io ero piccolo. Il problema è che crescendo e soprattutto ingrassando, ero orribile in quel periodo, più brutto da adesso, era tutta aderente, c'avevo tutti i capezzoli in rilievo, era una cosa, e mi presentai con quella maglietta, vedi, ero buono all'epoca. All'epoca ti sarei piaciuto molto, perché uno che fa una cosa del genere è un innocente, ovviamente gli vuoi bene. Perché andai alla morte, e mi presentai in trasmissione con quella maglietta e litigammo con Luca in diretta televisiva su Spider-Man di Sam Raimi. Che a Luca piace molto. Io invece lo detestai, e tu sai che quando detesto qualcosa appunto sono molto sgradevole e violento,
E Luca mi colpì tantissimo e ancora oggi, cioè io lo conosco molto meno di questa persona, più fortunata di me, perché tutto ciò che ha detto Walter io in un bignami l'ho, però posso dire che l'ho capito anch'io, cioè la veemenza, la precisione, la gioia di vivere, la curiosità intellettuale, la curiosità umana, quegli occhi, il fuoco che c'è negli occhi di Luca, quegli occhi neri che cercano, no? Io l'ho sempre capita questa cosa di Guadagnino. E dopo quello scontro ridicolo, dove io sono stato come sempre ridicolo, Luca, mi innamorai di Luca perché Luca venne a parlare con me. Dopo quella cosa così brutta che di me, no? Anche esteticamente, Luca chissà che cazzo vide. E la sua generosità e la sua capacità di capire venne da me. Io mi ricordo stavo fumando, molto rabbioso come sempre, molto violento, e lui venne e mi disse una cosa che non mi dimenticherò mai, mai, perché ogni cosa che mi ha detto Luca in questi anni, e sono state poche, perché ci siamo, a differenza di quest'uomo fortunato, l'ho frequentato pochissimo, mi disse una cosa, ma non dimentico niente delle cose, di tutti i momenti che io ho passato con Luca, perché ha ragione Walter, è sempre qualcuno che ti dà qualcosa. Ti dà qualcosa su cui riflettere. E mi disse, vabbè, ma in fondo venne a far la pace, perché Luca, e chiamami col tuo nome, è Luca, parla esattamente di questo. Luca non è uno stronzo, Luca è veramente invece una persona, e con questo film sono tanto felice che abbia veramente espresso se stesso, questa parte di se stesso che Walter conosce benissimo, io forse, però non lo so, penso di averla beccata. Allora, venne da me a far la pace, no? Come questa scena stupenda sulla riva del lago di Garda, che è una dei tanti momenti di humor, di un film che ha dei momenti di humor. Io lo dicevo a Francesca, quanto mi fa ridere Timothy, come recita, ok? Le gag che fa, le gag fisiche, quando si chiude la porta, abbiamo fatto rumore, quando Oliver si butta nella fontana, così, sembra, ed è tutto slapstick, è tutta un'idea bellissima, e c'è il momento della stretta di mano, pace, e si stringono la mano con Oliver che fa lo scemo con un pezzo di statua che è magnifico, che dice tutta quell'inquadratura tra le tante magnifiche di questo film magnifico. Venne da me e mi disse, dopo questa cosa ignobile dove io dissi un sacco di cose contro Spider-Man e Sam Raimi, e Luca invece era stato meraviglioso come sempre a volare sul cinema pop, perché Luca è figlio di Godard, è fratello di Tarantino, è fratello di Walter, e voglio dirlo con tutti i miei difetti, è pure fratello mio, perché effettivamente noi amiamo il cinema, e chi ama il cinema ama tutto il cinema. Ne parlavo prima con Paolo, no? Si deve lasciare andare, è una questione molto erotica, molto legata anche al sesso, e quindi a un certo punto mi si avvicina e mi dice, ma noi comunque amiamo la regola del gioco di Jean Renoir. A me sta cosa, da fascistello chandleriano, perché io mi ero formato sull'hard boiled, io credo molto nell'hard boiled, credo molto nel nichilismo, so pieno di nero, e questa cosa la esterno, e mi distrusse con questa gentilezza e con questa soprattutto collegamento a un amore. E lui mi disse, ma comunque noi amiamo la regola del gioco di Jean Renoir. E io, boom, rimasi così. E questa cosa non me la scorderò mai. E in quel momento nacque uno strano rapporto che poi nel tempo c'è stato, e a me ha sempre dato un grande piacere, un grande divertimento. Quindi questo è il mio ricordo indelebile della prima volta, che erano i primi anni del 2000, per quello Spider-Man lì, quindi tu l'avevi beccato molto prima, molto più profondità. Fantastico. Allora, cioè con te appunto è difficile perché non abbiamo parlato di nulla della tua carriera, o forse di tutto, perché secondo me hai già detto tante cose. Vogliamo dire una cosa appunto per non farci tirare i gatti morti? No, comunque magari nel testo tu puoi dire quello che c'è scritto sotto, tra virgolette,
in cui introduci il video, eccetera, eccetera. Quindi saltate direttamente a 1 ora e 5 minuti, perché prima sono 65 minuti di roba noiosissima e la roba calda viene dopo, sempre ammesso che riusciamo in questi minuti a migliorare la situazione. Esatto, noi ci dobbiamo un pochino più. Esatto, cioè stiamo andando in sala. Le parole di Manzoni e di... Stiamo andando in sala e dobbiamo cercare di recuperare il pubblico. Abbiamo gli ultimi minuti di un film che è venuto una merda durante le riprese e al montaggio dobbiamo inventarci qualcosa, Fasano. No, allora, ne approfitto per dire una cosa che magari può essere interessante. Io non credo, sinceramente, e non per understatement, che a parte rari casi ed occasioni, un film si salvi al montaggio. Quindi non ce la faremo neanche noi. Io penso che senti, un film... mi dici che ne pensi. Allora, ti voglio dire una cosa. Abbiamo parlato della bambina di Coppola. Un tormentone per noi, se sarà capito, malati di cinema, anche studenti universitari. Siamo noi, diciamolo più che sai che parli. È la famosa storia di Fino all'ultimo respiro, che mi piacerebbe... Adesso non te ne ho mai parlato, però è una delle grandi leggende del cinema, cioè Godard porta il film e un suo collega più anziano, tanto carino, Jean-Pierre Melville, gli dice una cosa coltissima, molto sofisticata, molto semiologica, gli dice: è lungo, taglia, lo devi tagliare. E Godard in crisi, un po' come Marco Ponti quando lui appunto gli disse: bisogna tagliare qualcosa da Santa Maradona. Rafa, ti voglio chiedere, ma è vero che il jump cut, ok? Il jump cut, che adesso è diventata una cosa orribile, io vedo questi giovani recensori fantastici, che vittime, vi prego ragazzi, io non, infatti non lo uso, uscite, liberatevi dal jump cut, vedo tutti questi meravigliosi colleghi outsider. Ma non è un segno, è una questione di sintesi, secondo me, non è neanche un codice. Beh, è diventato un codice adesso. Sì, lo è, ma nel senso di accettato e decodificato, a me penso che sia semplicemente una maniera, cioè per esempio se noi dovessimo fare questa jump cut, cosa, jump cut non sarà mai jump cut, però potremmo togliere, io detesto il jump cut, e quindi renderla magari più appetibile. No, possiamo fare una sintesi, datemi i materiali, bravo, mi dai, ti faccio io 3 minuti di... No, mi dai l'occasione anzi per salutare... Anzi, diamo la mia figlia, facciamo affrontare a lei, alla bambina di Coppola. Emma era la bambina di Coppola. Anzi, mi dai l'occasione, grazie, per salutare e ringraziare già in anticipo Mirko D'Alessio, che monterà o non monterà, meglio, perché queste sono cose slabbratissime che io non voglio che si montino. Tanto più con questo cazzo di jump cut che... Salviamola al montaggio questa. Mi dici che ne pensi di questa leggenda? Perché praticamente leggenda vuole che Godard a quel punto... abbia, su suggerimento di Melville, buttato via tutti della macchina, che il jump cut, si dice nella storia del cinema, la mitologia è che il jump cut nasce con una famosa sequenza di Fino all'ultimo respiro di chiacchiera, ok, di chiacchiera, c'è sta quella che piace a Jean-Paul Belmondo, che incontra un amico giornalista peraltro, e c'è un campo contro campo a un bar, e Godard, su suggerimento di Melville, taglia i momenti morti della conversazione e viene fuori per la prima volta nella storia del cinema, 60, viene fuori per la prima volta il jump cut. È vera sta storia da montatore o no? Tu lo sai, non lo sai? Io ero lì in Modiola con Jean-Pierre. Ecco, allora che hai visto? Che cazzo ho visto? Ho visto che... O ti sei distratto con un personaggio di argento? No, ero lì e mi hanno invitato a... Dunque, parliamo quindi del 1958, presumo, sì. Perché è film del 59, sì. O del sì. 60. Sì, 60 edizione. Ma io penso una cosa, il film, per cui non essendoci stato, ovviamente non si può dire, io ritengo che, a parte il fatto che... le storie di Moviola, di Seth, inevitabilmente, anche giustamente, diventano delle storie... Delle leggende anche più importanti, ma ovviamente, come tutte le leggende, nascono da delle forme e dei fatti probabilmente in parte reali. Il film di Godard e l'attitudine al cinema di Godard, anche nei suoi cortometraggi precedenti, che miracolosamente lo possiamo vedere nelle 1000 edizioni Blu-ray dei suoi film, sono dei film divertentissimi. In questo senso il gran senso dell'umorismo di Godard è una delle cose che mancano moltissimo, anche nel fatto, sto vedendo che ultimamente i film di Godard vengono molto ridimensionati. Mi è capitato di trovarmi in conversazioni anche con amici cineasti che dicono questa cosa, eccetera, eccetera.
In realtà basterebbe questo elemento della grandissima leggerezza e dell'umorismo, oltre che dell'eleganza del gesto, e sul gesto mi piacerebbe parlarne ancora, per capire che in realtà si tratta di film che, a prescindere da tutto, dall'illuminazione che puoi averne, dalla storia del cinema, sono dei film comunque meravigliosi. Per cui, anche se ti sta antipatico un certo taglio, un certo tipo di taglio in ogni senso, non puoi prescindere dal fatto che si tratta di cose di una leggiadria e di una eleganza meravigliosa, da Aznavour che canta, insomma, senza entrare troppo nel merito. Il gesto, sì. E come fumano le sigarette. Ma certo, noi parliamo più del gesto artistico, ma certo, come dici tu, che poi si riflette in mille gesti. Mamma mia. Ma intendo dire che era qualcosa che faceva troppo parte di un tessuto analitico e creativo per essere comunque esploso casualmente su suggerimento di un amico, per quanto un amico estremamente preparato e artisticamente meraviglioso come Melville. Per cui probabilmente può essere successo, ora volendo fare un'analisi tonta della faccenda, che rispetto al fatto che sia una cosa troppo lunga, tu trovi a volte una soluzione pratica e stilistica. Io penso una cosa, per esempio, al montaggio, che dove ho, per esempio, una lunghezza e un problema narrativo, mettendo le due cose insieme, o diciamo una serie di problemi in un paio di aree del film, quelle due cose si combineranno dandomi la soluzione. Nel senso che non le vivo come un dissidio e un problema spesse volte, ma come un'occasione di ricercare per trovare una soluzione che riesca a riassumere, a sintetizzare i problemi, fra virgolette, percepiti come tali. In questo senso, probabilmente, voglio dire che se veramente mai fosse esistito un problema di durata, il film dura 89-90 minuti, perché non credo che fosse così, all'interno di un processo creativo, di un processo di discorso e di un modo di fare, di un'attitudine al cinema di Godard, molto diversa tra l'altro da Truffaut, per esempio, come stile, sicuramente può essere stato un elemento che ha catalizzato e radicalizzato un'attitudine nei confronti dei materiali. Per cui la famosa storia di lui e Agnès Guillemot, la montatrice, che decidono delle inquadrature di nuca in macchina di Patricia, giusto? Yeah! E Michel Poincaré, come si chiama il personaggio di Jean-Paul? Laszlo Kovacs, Michel Poincaré. Esattamente, realtà. Esattamente. E sono tutti jump cut, perché? Perché non farlo, perché Bobby. Bisogna essere Jean-Paul per mondo. l'ho fatto asincrono, tutto sbagliato. Ok, alla Ghezzi. Boggy, si avvicina al manifesto. E in questo senso, cioè, lui dice, abbiamo buttato tutti i campi su Jean-Paul Mondo e tenuti solo quelli su di lei perché volevamo far prima. Poi in realtà il discorso che lei fa è comunque esteso e procede anche asincrono rispetto al linguaggio, perché non credo che abbiano risparmiato gran tempo, perché quella è la misura in cui tu capisci che l'occasione della leggenda può anche nascere da, ma sai che ti dico, togliamo tutti i campi su di lui, che nel caso di Godard, tra l'altro, oltre a trovare una forma artistica praticamente sempre meravigliosa, e perché a me piace, un film che io non riesco a capire perché pare Tarantino sostenga sia il suo film meno riuscito, che è Death Proof. Perché per me il suo lavoro sulla forma e sulla distruzione fisica, anche digitale, realizzata digitalmente, perché non è stand breakage, della pellicola, ha un'eleganza del tocco, una precisione meravigliosa. Cioè il suo fatto di fare finta che la pellicola si rovini, che finisca in rullo, che salti, è fatta con una ispirazione, leggerezza, capacità, coscienza talmente leggiadra che ti viene da ridere tutto il tempo. Bellissimo. E anche quando poi vedi la sequenza, che tra l'altro è una delle versioni assente, in cui viene citato testualmente l'uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento, per cui la sequenza in cui Kurt Russell è pronto a fare il suo prossimo omicidio, come chiamarlo, azione sovversiva in automobile, è un maniaco, è un omicida, studia le ragazze con un telo obiettivo scattafoto, con la musica di Morricone, è una sequenza in che cita testualmente, c'è qualcosa che in più che accade nello schermo che non la semplice citazione strizzata d'occhio, ed è qualcosa nel gesto, è qualcosa che ha a che fare proprio con l'intelligenza, la leggerezza, il tempismo, la capacità artistica incredibile di Tarantino, perché quella sequenza lì è quella che ti fa volare sulla sedia, per te che percepisci la citazione ancora di più, è comunque una bellissima sequenza di cinema. E in questo senso anche ho un grande interrogativo, per non per te, perché sennò non la finisce più di parlare, ma diciamo per chi ci ascolta, è una domanda che faceva i nostri allievi della Nuct. Una volta abbiamo fatto una lezione in cui
abbiamo ascoltato un brano di una colonna sonora di un film francese del quale non ricordo il titolo e nemmeno l'autore, sempre per il fatto di anno 2000 delle cassette, che era stato campionato in un brano di Robbie Williams, A Love Supreme. E notavamo come il campione in qualche maniera del brano originale depotenziasse, cannibalizzandolo, la grandezza della musica originale, però ne faceva un perfetto caso di confezione pop. Certo. Peraltro in un videoclip che nella sua forma era estremamente ipnotico e pronto ad essere venduto, molto di più di quanto il brano originale nella sua ricchezza espositiva, nel fatto solo di essere esistito, forniva come materiale da cannibalizzare. E ho chiesto a loro, ma secondo voi, quando ascoltate un brano, il fatto di conoscere il campione da cui è stato preso vi fornisce un elemento di interesse e di piacere maggiore o non ve ne frega niente perché tanto voi vi sentite il brano di Robbie Williams o di qualsiasi certo. brano di pop e quindi il fatto di sapere, di scoprire in quel momento questo è un campione di quell'altro vi fornisce un elemento più di piacere? Tutti mi hanno detto non ce ne frega niente. Cioè per noi non ha nessun interesse sapere quindi che è una citazione deriva da una cosa, la viviamo per quello che è, punto e basta. Io di mio continuo a pensare che il fatto di, è per questo che una forma onnivora di assimilazione di cose è sempre qualcosa di arricchente, che il fatto di sapere che quel campione viene da una musica preesistente e il fatto quindi di sapere che c'è una mastermind, che è un produttore musicale che conosce quei brani e che è andato a pizzicare proprio quello perché ha quella caratteristica, quella rotondità, quella cosa... e l'ha rielaborata facendola diventare un hit interstellare senza che ci fosse bisogno, che ci sia bisogno che chi lo fruisce ne sia a conoscenza, ritengo che sia uno strumento di potere incredibile ed è per questo che... Che Tarantino è un genio. In questo senso sì, perché poi lui ha la capacità fatto di... Questo, sì, ma per dirti anche Scorsese non credo che lo dica per modestia, il fatto di dire l'80% di quello che ho fatto nei miei film è stato un furto. Scusa, guarda, allora, intanto, vabbè, dobbiamo citare Stravinsky, che è stato stracitato negli ultimi 20 anni, no? Il genio ruba, ok? Scorsese di una onestà intellettuale clamorosa. Una volta io vidi una cosa stupenda che fece su Fuller, per esempio, su come aveva preso da Fuller, dal suo bellissimo film ambientato in Corea, della guerra in Corea di Fuller, aveva preso tantissime cose per Toro Scatenato e là, per me, da critico di merda, fu una cosa... ero molto giovane... perché lui la capì che cos'è il cinema, che è Luca, che è Tarantino, cioè lui disse occhio che Fuller faceva vedere delle inquadrature di Fuller con campo di battaglia, nebbia e diceva io ho usato quelle per il ring del pugilato e là a me mi si aprì la testa. Ma certo. Pensando ma certo, ma è ovvio, ma questi sono bravi, ma tu devi capire sta roba, cioè lui fa, prende la guerra, prende una cosa che non c'entra niente, però è guerra anche quella è guerra anche quella del pugile di Jack LaMotta di Toro Scatenato, ma e io vidi lo split screen Scorsese carinissimo, che poi conosce benissimo il cinema, a molti dico un furto che ti farà uscire di testa di Scorsese, che ho beccato io, stavolta l'ho beccato io, sei anche bravo. Sì, l'ho pensato anche a Francesca, ho detto sono stato bravo, però insomma che bella questa cosa, e fece vedere una immagine di un soldato che usciva dalla nebbia e poi fece vedere la nebbia, ti ricordi che veniva prodotta dai Flash e Jack che emergeva dalla nebbia, il ring che diventa il campo di battaglia, questo è il cinema, questa è gente che lavora in questo senso, sai questo furto bellissimo che fece a Michele Soavi perché lui amò moltissimo della morte dell'amore e cercò, questo me lo disse anche Soavi, cercò di convincere Soavi ad andare a lavorare in America e aiutò, perché Scorsese è uno di noi, appunto è un generoso, no? Lo continua a fare adesso. Kenneth Lonergan ha scoperto Martin Scorsese, non dimenticatevelo ormai. Luca ha prodotto il bellissimo film di Gabriellini, quindi insomma è gente che fa tanto, poi no? A volte fa anche per altri e lavora in chiave editoriale. E quindi c'è in questa pubblicità di Scorsese, che cita anche molto Blow Up da Antonioni, di Gaspard Ulliez, l'avrai vista sicuramente, che è questo strano personaggio che fa queste conferenze stampa, dove sembro io perché è aggressivo, è violento, è tormentato, tutti quello va. A un certo punto c'è uno zoom out che fa Scorsese, che è una bellissima sequenza della morte dell'amore, quando Soavi fa uno zoom out e da una sala di ospedale fa uno zoom out e la trasforma in metafisico, perché la sala dell'ospedale è circondata dal buio e Scorsese l'ha copiata in una bellissima, l'ho trovato un omaggio, perché poi è una sequenza della morte dell'amore
che infatti, cioè, ti rimane dentro perché è veramente bella. E Scorsese l'ha visto, lo aveva amato il film, lo sappiamo. Quando è andato a lavorare ha fatto, perché si chiude, lui chiude proprio, perché è un'ottima chiusa effettivamente per un corto, eh? Quindi Scorsese fa Gasparulli e va lì, e poi a un certo punto si vede che la sala della conferenza stampa c'è lo zoom out, è circondata dal nero, e quindi ok. Ma che mi è venuta un'idea per rendere meno, come si dice, arbitraria questa nostra conversazione. No, alleghiamo, proprio per fare i pesantoni, proprio in coda, in coda, no, più o meno in coda e in calce al link, se mai ne sarà creato uno, se andiamo online, una lista delle cose di cui stiamo parlando? Sì. Perché secondo me lasciare Mirko, per te aria... ne puoi occupare te. No, vabbè, lo facciamo insieme. Io quando si tratta di lavorare non mi tiro mai indietro. Spina, lo faccio io. Ma no, ma voglio dire, sì, perché secondo me anche dare dei link per queste cose rende meno aeriforme quello che stiamo dicendo. Vabbè. Così se citiamo, io per esempio ho citato Roma drogata la prossima volta puoi intervenire, cioè un link a IMDb di questo film. Insomma, tra l'altro è stato in Sala Trevi qualche giorno fa, credo. Sì, esatto. Anche un altro consiglio, esatto, per chi sta a Roma: in Sala Trevi si entra gratis, non ce va nessuno, ed è un posto stupendo. Proietta, è vicino alla Fontana di Trevi, lo dice il nome stesso. Proiettano i film in 35 mm, che per i giovanissimi penso sia un'esperienza stravagante, perché sono pellicole sgarrupate, scalcinate, rovinate. E proiettano dei film incredibili. Vabbè, allora... tipo oggi 25 agosto credo proiettano gennaio tesoro agosto ho detto porca sì. miseria, perché hai citato Silvano Agosti, sarebbe... no, al 9000, aiuto, la finiamo qui, dai, chiudiamo, salutiamo tutti. No, proiettano, perché quello che sto per dire mi emoziona a tal punto, un film mai visto, che è Sbirulino di Flavio Mogherini. Io ovviamente tutti penseranno che siamo completamente pazzi, però Mogherini. C'era c'è un ciclo legato a Flavio Mogherini, che è un regista italiano attivo, ex scenografo fra la fine, inizio anni 70 e anni 90, e fra le varie cose che ha fatto, perché non è una cosa di adesso che Checco Zalone fa, cos'è, Colorado, Zelig, questa roba qui, sì. E poi fa il film Robazzi, diventa un fenomeno online e poi fa un film. C'era una coppia di comici che si chiamava, perché secondo me molti non li conoscono, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che nascevano negli anni 50 in televisione, Raimondo Vianello soprattutto con Ugo Tognazzi. Sandra Mondaini negli anni 80 creò un personaggio improbabile e anche molto inquietante, diciamo un Pennywise italiano, che si chiamava Sbirulino. Cantava una canzone che si chiamava Il mio tagallo, che era il suo cavallo, una canzone anche un po' triste, Il mio tagallo, e a un certo punto scelse di fare un film, The Sbirulino, un film che evidentemente si resero conto, sarà come Hit, io non l'ho mai visto, lo voglio andare a vedere, perché deve essere un film, cioè il film di Sbirulino non oso pensare, cioè... E deve essere una roba allucinante, cioè, mai messo una... oggi si lascia, vogliamo... un mix di Suspiria, vogliamo essere generosi come ci insegna Luca e Walter, e allora facciamo i complimenti a Luca Pallanc e a Domenico Monetti, che si occupano, va bene, della Sala Trevi, e quindi li baciamo e gli diciamo grazie, ragazzi. Io sono, ci vado ogni volta che posso. Siete meravigliosi. Ho perso le migliori fidanzate. Sì. Due tipi molto particolari. Quindi grandi Domenico e Luca, vi vogliamo bene, grazie. Dai, adesso cerchiamo di diventare più logici. Parliamo di campioni. Prima tu parlavi di campioni sul campionamento, i campioni che lavorano sul campionamento. Tu hai lavorato con un campione che forse state campionando, ma secondo me no, nel senso che cosa è, quanto è interessante il fatto che Walter Fasano, come Franco, Kim Marcalli e mi sa nessun altro amico mio, è l'unico montatore, ne parlavo con Carabetta, che era molto molto colpito da ciò, sceneggia. Allora, Walter è un musicista, Walter è un regista, Walter ha anche diretto, Walter è un musicista, Walter sceneggia e ha sceneggiato adesso Arcalli, Kim raggiungerlo sarà tosta, ma ti facciamo gli auguri, perché Kim Arcalli ha sceneggiato roba come Ultimo Tango a Parigi, Zabriskie Point, ed era un montatore, va bene, questo è uno dei suoi montaggi, questo è un capolavoro di Giulio Questi della Madonna, va bene, e c'è Kim Arcalli al montaggio.
e alla sceneggiatura, ha sceneggiato anche questo qua. Walter mi parlò, perché io ascolto sempre anche te, le poche volte che abbiamo parlato nella vita, però è sempre stato molto prezioso anche te. Io mi ricordo tutto, poi c'è una memoria allucinante. E Walter mi disse, non fu un caso che Walter, una volta parlandomi, mi disse proprio, mi parlò di Franco Arcalli. Perché è chiaro che consciamente o inconsciamente voleva, con questo deficiente, un attimo tirar fuori una cosa che lo accomuna, no? Sono gli unici due nella storia del cinema italiano. Ma questo statisticamente non lo so, anche perché per esempio molti miei colleghi pensa all'eccezionale montatore e adesso autore di film Jacopo Quadri, grigie, di collaborazioni di scrittura, film che lui monta, ma non lo so, probabilmente sarà statisticamente capitato questo. Va bene, comunque diciamo che Walter chiaramente sente questa, la sente, perché avete capito che è uomo colto e che mi tolgo la giacca, è uomo che insomma che ha un rapporto con la storia del cinema come tutti noi dobbiamo avere. E quindi Walter è arrivato a tutto torna, poi amico mio, tutto torna. Io per anni ho pensato che la vita non avesse senso, ho scritto un libro su Monty Python che era la mia tesi di laurea, io sono riuscito a pubblicarla quella. Sì, bravo. Sì, perché, ce l'ho quel libro. Perché fui molto più, come al solito, capitalista e lucido di te, perché nessuno aveva scritto un libro in Italia su Monty Python e io pensai, per arrivare come al solito al profitto e al contenuto Spotify, pensai indirizziamo le energie verso qualcosa che abbia uno sbocco, non facciamo come questi qua. Allora, detto ciò, in realtà Bertolucci, Argento, tutto, amico mio, è collegato. Cioè io più invecchio più mi metto in crisi in questa mia stupido e idiota pensare che nulla abbia senso e che tutto sia inutile, privo di senso e di significato. In realtà mi sembra più invecchio, mi sembra di capire che invece non so perché, ma qualcosa c'è che ci collega tutti. Io mi ricordo di te, Aldams. Io ho una memoria strana, eh. Io ho un'immagine, io sono convinto di avere un'immagine di te che scendi le scale a via Saragozza, e quindi io ho una testa strana, e quindi io ti ho visto, Aldams, esattamente, sono convinto di sì. Però tu la stavi finendo, tu eri, la stavi già finendo, stavi andando via, io stavo entrando. E quindi Bernardo Bertolucci, cui Luca dedica, bellissima la dedica di Chiamami col tuo nome, che non è come gli Spietati, negli Spietati Eastwood la scrive a Sergio e Don. A Sergio e Don. E io mi emoziono, guarda, di Sergio e Don, con quel finale che poi tu me l'hai, insomma, che mi ricorda forse un altro finale. Effettivamente era molto lento, era... E Luca dedica a mio padre, dove mantiene il segreto dell'identità, perché ci deve essere il segreto, dedica il film a due padri, a mio padre, che non deve avere e non deve avere un nome, e a Bernardo Bertolucci, i due padri di Luca, ok? Papà e l'idolo. Hanno dedicato un bellissimo documentario, questi due signori, a Bernardo Bertolucci, quindi questo per farvi capire come il loro lavoro di avvicinamento a Chiamami col tuo nome, io poi ho rivisto. È prossimo allo stalkeraggio, puoi dire. Guarda, io faccio un saggio questo weekend, non so come farlo, ho i brividi, ho delle idee, l'ho detto a Francesca, ho rivisto Io ballo da sola e chiaramente stummete. È chiaro che ho visto tante cose di Chiamami col tuo nome, questa idea, per esempio, questa idea, a proposito della regola del gioco, questa idea che mi piace molto, no? di questa Italia persone che stanno di servitori, che però servitori è una parola che non mi piace, che sembrano quasi delle figure figlie del dio Pan. Voi lo fate di più in Chiamami col tuo nome, col personaggio di Anchise, che mi piace tanto quell'inquadratura in cui è immerso nell'erba, perché sono queste persone che parlano in dialetto, mentre c'è un'Italia nevrotica, politica dell'83, che parla di pentapartito, che parla e non ascolta, che sembro io. Invece c'è un'Italia arcaica, figlia del dio Pan, stupenda, che è quella, è vero, ok, fa parte del nostro paese, ragazzi, e questi l'hanno beccata proprio. C'era anche in Bertolucci, ma voi l'avete enfatizzata di più. Queste persone che abbracciano i personaggi, che è come se fosse un coro che osserva di grande potenza, cioè un'inquadratura di una signora e ti vanno a pescare la trota, oppure stanno lì e toccano il cibo
e stanno a cucinare. Luca fa un'inquadratura di una signora, per esempio, stupenda, e Anchise, il personaggio di Anchise, è Mafalda. Allora, no, molto affascinante questo. Ho visto Io ballo da sola e chiaramente lì è un film che io associo molto a Chiamami col tuo nome. Infatti farò un saggio dove farò proprio un parallelismo, no? Di tutte le cose, dal Walkman alla bicicletta, a tutto ciò che ho visto. Ti dico un pippone, tu che c'hai paura dei pipponi, io non c'ho un paura. Altro. Io, sì, lo sai che per me il Liv Tyler, non so se, adesso voglio vedere come reagisci, l'ho detto a Francesca che si è spaventata, per me Liv Tyler contiene Elio e Oliver insieme. Sì, anche perché Liv Tyler, che è Lucy, si chiama Lucy, sì, che arriva, sì, in estate, mentre invece, sì, Elio è già lì. Ok, perché ma lei, ti voglio dire più una pippa, anche fisica, ti sto parlando di ma conformazione, certo, del fisico. Lei è contemporaneamente la maestosità fisica che Bernardo Bertolucci, da genio qual è, vede in questa signora che diventerà un elfo, che non poteva che non essere una regina degli elfi. E poi basta, perché poi Liv Tyler non esiste al cinema se non in queste due, con tutto il rispetto per Liv, gli vogliamo bene, in queste due. E per Kevin Smith. Sì, vabbè, ma non esiste, ma non esiste. Ma a me mi piace pure in Dolly's Restaurant, ma in quel film è più, c'è più Mangold, c'è più il bravissimo attore corpulento, il feticcio di Mangold. E lei è deliziosa in Dolly's Restaurant, che è un film bello, però, ok, Jackson è ovvio che la deve portare dentro la terra di mezzo, perché io l'ho vista dal vivo. Non esiste, cioè, non è possibile. C'ha la mandibola che è così. E infatti, e allora, per me, in Io ballo da sola, Bertolucci, cioè, mi sono fatto sto pippone, cioè, ho visto Lucy, e Lucy è Elio, da per quanto riguarda l'esperienza sessuale, la prima, la botta, la forza, lo spavento, tutto quello che racconta Chiamami col tuo nome, ma poi c'è Armie Hammer là dentro. Mi sono fatto sto pippone, ho detto, in Io ballo da sola, in Lucy ci sono i due personaggi che Luca ha messo, come attori proprio, capisci quello che ti voglio dire? Certo, certo. Ok, vabbè, basta, questa è la mia cosa. E intanto avremo modo di leggere il tuo saggio, quindi di scoprire nel dettaglio. Penso che mi ucciderò prima, perché sono due giorni che non so come fa. Perché effettivamente mi sono emozionato tantissimo rivedendo Io ballo da sola, a vedere appunto quanto è vicino a questo splendido film che hanno fatto Walter e Luca. Ok, allora questo è il mio pippone, e te l'ho detto che Lucy contiene Armie, mm-hmm, e Timothy insieme. Armie, cioè, Liv Tyler contiene questo, Armie e Bagagli. E ti ho detto di questa Italia, questa Italia contadina, va bene? Che viene da questa cultura profondamente colta, profondamente autonoma, degna, a schiena dritta, che non interagisce con la modernità, che è una cosa incredibile che c'è dentro Chiamami col tuo nome. È una cosa pazzesca, pazzesca. È vero, ha ragione Luca, che è un film molto sulla politica, sulla storia, sulle Italie, e c'è anche appunto in Io ballo da sola. Mi dici com'è possibile che tu sia andato verso Dario Argento a un certo punto della tua vita? Chiaramente Dario è stato, tuo padre. Ma per me Luca anche, è stato, sì, lo so. Cioè, io e Luca a Pesaro quel meraviglioso festival che è la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, una volta siamo andati da Dario per proporgli un documentario, un libro che in realtà forse nemmeno esisteva, ma volevamo incontrarlo. Parliamo già di età avanzata, non avevamo 18 anni, ne avevamo già 24-25. E proprio in questo mondo in cui non è come adesso, che io cerco, che ne so, Timothy Chalamet su Facebook o su Instagram, se è una persona che è all'interno di un social network, o magari, facendo un esempio più vicino, artisti che mi sono piaciuti in passato, certo, magari adesso sono, li contatto, gli scrivo su Facebook, in 30 secondi ho annullato distanze. Per noi non era così, noi li vedevamo a Domenica In, poi non avevo nemmeno a Roma, cioè, li vedevamo in televisione e raccattavamo, incidendoli su qualche interviste in cui tutto ciò che veniva detto aveva l'aura del mistero che veniva ricordato, svelato e ricordato e citato. Come ancora hai oggi ragione. E quindi in questo senso andare ad incontrare fisicamente Dario, e poi ricordo un'altra volta, dovevo intervistare Asia, perché era uscito un film che secondo me è il film in cui Asia ha dato una prova di recitazione meravigliosa e la più bella della sua carriera,
Peter Del Monte, bravissimo, compagna di viaggio di Peter Del Monte, che è un bellissimo film con Michel Piccoli. Come è stato dimenticato? Di un regista bravo, molto bravo, come si chiama, Peter, che si chiamava Peter, che si chiama Peter Del Monte. E dovevo intervistarla per Telenorba, perché io lavoravo a Radio Norba, ero già a Roma qui al centro sperimentale, soltanto che ricordo che c'era una partita di Coppa. Ora sì, di Champions, ma non so come si chiama allora, di Coppa dei Campioni, della Roma. Questa è la battuta di Santa Maradona. Esatto, tra le migliori. Champions League. Oh, ma si chiama Champions League. Santa Maradona. Del 2001. È uscito da Walter Fasano. Il 25 ottobre, diretto da Marco Ponti, diciamo. Grande Marco. E praticamente quel giorno lì io andai, allora vivevano a Coppedè, credo insieme, Dario, sua figlia Fiore e Asia, il quartiere Coppedè è quello d'inferno, vivevano in una casa da quelle parti lì, via Adige, boh, non mi ricordo cosa, e io arrivai lì con l'operatore di Telenorba e Asia era bloccata nel traffico, tra l'altro senza saperne nulla perché i telefonini ovviamente non c'erano. Era il probabilmente, boh, o forse c'era e non ce l'avevo, non so, questo non lo so, però che anno sarà stato? Il 96? Sì, direi 96, 96 a 97, memoria sta andando, ci anche spento il computer, è finita la batteria, esatto. Pensate un po'. Quanto stanno a parlare. E quindi in casa c'era Dario, quindi io arrivo in questa casa con i posterini di Orson Welles, perché Dario è cinefilo. Era un critico cinematografico. Sì, esattamente, ed è tuttora un grande amante del cinema. Ora è un po' di tempo che non ci sentiamo, non so, e spero che stia bene e continui a coltivare le sue passioni cinefile. Ma e quindi ero lì con Dario, che per me era un'occasione di crepacuore. Sì, poi doveva pure arrivare Asia comunque, che era all'apice del suo splendore, della sua leggerezza, virtù che probabilmente parzialmente ha smarrito. Ma come sicuramente l'ho smarrita io, intendo dire come non ha mai avuto lui, insomma. Io non ci ho mai avuto, infatti il vantaggio è questo. Questo. E quindi mi ritrovai lì con Dario. Perché Dario? Parlavamo perché per me Luca è stato sicuramente un po' di riferimento, al punto che sto per citare un aneddoto che Luca, secondo me, non so quanto abbia piacere che venga detto. Ci fu addirittura, pare, mi racconta Luca, una scenata di gelosia di suo padre una volta in casa, perché Luca aveva tutti i poster dei film di Dario in camera e diceva: tu pensi di Luca, Gino, meraviglioso Gino, è siciliano. Abbiamo svelato il segreto, volevo tenerlo. No, questo okay. È un padre, okay. Dire, ma tu hai detto il padre è una figura anche simbolica, però diceva: ah, tu pensi che Dario Argento sia più padre di me, gli vuoi più bene? E Luca ovviamente diceva: no, ma che dici, ma per lui Dario era importante, i suoi film ci hanno... illuminato, ci hanno svegliato, sì. ci hanno dato tutto. Sì, tutto, nel senso che ci hanno iniziato sotto mille aspetti, sì. E qualsiasi cosa poi se ne possa pensare, perché quando cresci, appunto, anche col poliziottesco, qualche giorno fa sono andato a vedere Roma Violenta in sala Trevi con Enzo Castellari presente in sala e Enzo Castellari ipercitato da Quentin Tarantino, cameo in Glorious Busters, eccetera eccetera, autore dell'originale in Glorious Busters. E mi è sembrato un film, chiaramente, in cui ho trovato cose molto diverse. L'ultima volta che l'avevo visto era mentre stavo iniziando il mio percorso nel cinema, nel 97, metti 96, 95. L'ho rivisto ora, chiaramente cambia tantissimo. Questo però non tocca nulla dell'amore, non muta l'amore che c'è stato. Quindi anche per Dario, io con Dario ho avuto la fortuna di farci tre film. Per me è stato un onore, ho una quantità di aneddoti incredibile, ma non so se Dario è ancora un hot topic della generazione dei millennials, sì. Non so quanto ti sì, piace sì. Dario Argento, tu a te piace Dario Argento, lo conosci? Ah, boh. Però mi sono rovinato malissimo un film perché il Profondo Rosso c'è una cosa famosa, no? Che... devi parlare più forte perché cioè, è una cosa che io non volevo che Carabetta avesse questa enfasi, dai, forza, di praticamente il Profondo Rosso c'è la cosa famosa che dall'inizio si vede, io sì. Invece di seguire il protagonista, sì. Spostai lo sguardo, quindi dall'inizio sapevo chi era. Ma perché hai fermato il film o nel flusso no, del no, film? No, perché lo sapevi da prima? Mi piace guardare. Beh, allora sei stato bravo. Tu hai beccato quella allora, roba. Allora, su questo ti posso raccontare un meraviglioso aneddoto, vai. Che ti dice quanto Dario, che mi ha raccontato Dario allora, e che non so se c'è in paura, perché io ne so di cose che voi umani. È un aneddoto meraviglioso che parla della serietà di Dario, e serietà che io gli ho riconosciuto assieme anche poi a altre virtù più romane e più di chi fa cinema in Italia, cioè di
altre forme espressive, mettiamola così. E cioè lui mi ha raccontato che nel montando Profondo Rosso con Franco Fraticelli e con la presenza di suo padre Salvatore Argento, che era una figura credo molto presente, era un produttore cinematografico, era una figura estremamente presente fino a Inferno, anno in cui purtroppo è venuto a mancare, e mentre montavano il film avevano suggerito a Dario di montare l'inquadratura quando David Hemmings entra nella casa di Profondo Rosso senza Clara Calamai. E quindi in quel momento spettatori come te, se il primo caso di spettatori che vedono Profondo Rosso e notano Clara Calamai, tutto il gioco subliminale che è alla base del film e di un film che volevo ricordare a te, mio fantastico interlocutore, nel 75 potevi essere visto solo una volta dritta al cinema, in realtà potevi rimanere in sala e rivedertelo perché non dovevi uscire e ripagare il biglietto, però al cinema lo potevi, non potevi andare a cercare frame by frame in internet se c'era o non c'era. Lui se l'è giocata, per cui la scelta del tempo subliminale in cui in quello sguardo di striscio nel corridoio, lui ci ha messo Clara Calamai e ha detto io il pubblico non lo imbroglio. Ma che ci devo mettere? Non faccio imitazione. C'è di stare Clara Calamai, altrimenti prendo in giro il pubblico non lo voglio prendere in giro. Bello. Che è una cosa molto bella e questo aneddoto secondo me lo sappiamo in pochi, quindi sono molto contento a 1:45 di aver detto una cosa che forse... E poi un'altra cosa molto carina, lui ha detto, mi ha raccontato, questo è più aneddoto divertente, che il famoso manichino, la bambolina uguale ad Alfano, che è tra dei film. Insomma, è uguale, è vero, hai ragione. È una cosa che quando lui ha montato, gli dicevano tutti, compreso Franco Fraticelli, a detta di Dario, anche chiamato il frate, cioè il montatore di Dario, questa è una stronzata, tagliala perché è ridicola. E Dario proprio diceva, per fortuna non l'ho tolto, non l'avevano fatto togliere tutti che dicevano che era una stronzata, e invece dicevo, ce deve stare. Questo poi incarna poi uno dei grandissimi problemi dei rapporti fra i montatori e i registi. Ed è una linea talmente sottile che è il grandissimo dilemma, perché il montatore si trova a metà, diciamo, no, si trova molto più vicino al regista, però diciamo in una triangolazione in cui si è da una parte il regista, dall'altra il montatore, e il film fra loro due, e dall'altra parte tutta una serie di interlocutori che a diverso titolo hanno la possibilità di parlare e di dire la loro, in primis ovviamente i produttori, i distributori e a volte gli sceneggiatori, il direttore della fotografia, gli attori, forse che ho già detti, no? e chiunque a vario titolo, certo, capiti di passare da Nuova Viola e di dire ah ma, certo, ma guarda quanto è brutto, e quindi ti mette in crisi che tu sono 2 anni, cioè ne sei in post-produzione di Suspiria da 16 mesi, passa, cioè tu, io penso sempre ad un esempio su tutti, penso al montaggio di Inception. Cioè io ho grande stima per Christopher Nolan, non amo particolarmente i suoi film, ma ritengo che in termini meno di... male. No, ma che c'entra, però, no, che se no. Però sinceramente io ritengo che lui in termini di progettualità e di capacità di realizzare dei progetti, a prescindere dall'esito, cioè in qualche giorno fa ho gran voglia di rivedermi Interstellar per rivedere Timothée Chalamet piccolo. E soltanto che poi alla fine mi stavo comprando il libro e poi ho detto no, beh, magari anche no, perché mi ricordavo che avendolo visto mi ero francamente un po' annoiato. Non mi sembrava un film che riuscisse a mantenere tutte le promesse, tutto ciò che metteva sul tavolo. Beh, che è esattamente ogni gioco. Però al tempo stesso io ho una grandissima stima, mm-hmm, e voglio dire, chi sono io a dirlo, ma intendo dire che costruire un film come Inception necessita, diciamo, quantomeno di un sangue freddo incredibile. Certo. E stavo pensando, da montatore, al momento in cui hanno costruito gli ultimi 20-25 minuti in cui i 4 livelli dei sogni interagiscono fra di loro, alla possibilità che fosse passato, come accade nelle nostre moviole italiane, il classico omino X alla Ninetto Davoli che vede e dice ma qui perché stanno... E che in grado... E quindi mi immagino loro che... Perché alcune volte al montaggio del film accadono delle cose che non sono completamente spiegabili, oppure è come un discorso della continuità. Ho saputo dei registi italiani nel tempo, da colleghi montatori, è che per loro la continuità nel taglio, il posizionamento fisico è tutto, cioè che costruiscono le sequenze sul fatto che il bicchiere se lo metto qua deve stare qua. E quando facciamo le lezioni alla Nuke qualche volta al DAMS,
Tra l'altro sono libero nuovamente come docente, nuovamente voglio rifarlo dopo aver dato mille energie. Quanto costi? Ma non tanto, lo sai benissimo pure tu, anche se a volte abbiamo litigato per i soldi, ma così. Mettiamo, non per colpa mia, ma sto dicendo, ma è stato un litigio molto divertente per i miei dialoghi, sinceramente, pieni di insulti estremamente sofisticati, e qui uno lo offese orribilmente. Poi te lo scrivo sul foglietto. Vedi, questa... Dammi una penna. Io che mi ricordo tutto. Io che mi ricordo tutto, l'ho rimosso questo. I piedi del... Guadagnino. Ma che guadagnino? Vabbè. E quindi te lo non te lo ricordavi questo. Comunque, no. Perché io sono pugliese. Vabbè, non so. Che si ricorda, vedi il litigio. Intendo io dire che... Questo non me lo ricordavo io. Io vengo da Bari, non so. Ora ricordiamo, ora riprendiamo. No, parliamo di... No, stavamo dicendo che alcune volte in un film, in una linea di gestione del racconto, il regista e la sua ostinazione alcune volte, vedi quella di Dario di cui, da cui è partito questo discorso, per cui il manichino lo lascio, lo tengo, a te sembra una stronzata, a me no. E devi sapere, io ho il ruolo di assecondare le intuizioni più radicali e il rispetto che ho per il regista, perché io posso mettermi lì come una... Ovviamente noi montatori, chi più chi meno, conosciamo l'arte della maieutica, per cui ad un certo punto sappiamo come far cadere come dei fidanzati o delle fidanzate o dei compagni di vita che conoscono il proprio partner, la frase giusta nel momento giusto per riuscire a mettere in crisi un'idea e portare il film più dove vuoi tu. Io in genere non faccio questi tipi di strategie, Luca lo sa benissimo, per esempio. Anzi, ultimamente io, per il grande rispetto che nutro per lui e per tutti i registi con cui lavoro, tendo ad essere molto diretto. Più che altro bisogna trovare il tempo per costruire una ipotesi, perché gli stai cambiando il film. Perché poi tu il film, io il film infatti... A volte ho difficoltà a rivederli perché poi mi addormento quando vedi film che ho fatto, io non so perché, cioè, non parliamo di Bertolucci, Bertolucci. Penso che sia l'understatement. Non lo so, però mi addormento. Penso che sia una cosa molto sana. I registi invece i film si rivedono 250 volte poi nei festival, nelle cose, per cui è anche giusto che poi molti. Quel passaggio lì sui quali sei stato a discutere mille volte per una serie di ragioni, probabilmente ha ragione lui, a parte che è il suo film, poi si tratta un attimo di discuterne, ma non è il caso troppo di stare... quindi capire quando... c'è un'intervista l'altro giorno, ho visto il... come si chiama? Prometheus di Ridley Scott, ho sentito il commento audio, tra l'altro questa è una risorsa infinita. Cioè, per esempio, gli esami di università di storia del cinema, oltre a seguire le lezioni dei docenti che vanno seguiti, anche perché danno proprio l'algoritmo di come muoversi, anche perché l'esame devi essenzialmente poi riproporre, poi anche contestarla, la linea analitico-poetica del docente, ma devi partire da lì, perché altrimenti che ci stai a fare? Certo. Ed è un tuo interlocutore, per cui per contestarlo devi conoscerne i contenuti e l'assunto. Ma vedere gli extra di buone edizioni di Blu-ray o di DVD o i commenti audio è un insight, come si dice, incredibile. Fu uno shock, per la nostra generazione alla fine degli anni 90 fu uno shock. Ma vale fu quanto un shock bello, bellissimo. Un'incredibile lezione, come se appunto Christopher Nolan o Billy Wilder, pace all'anima sua, ti viene in casa e ti parla del suo film. Sì. Per cui gli extra di La fiamma del peccato, di Double Indemnity, dove non c'è Billy Wilder, perché allora magari ci possono essere i documentari del tempo, sono incredibilmente ricchi di prospettive e di visioni. Sì. E nel commento audio di Prometheus di Ridley Scott, dove c'è anche il commento audio di Peter Scalia, il montatore di Ridley Scott, per cui dicono sempre cose che dal mio punto di vista sono sempre un po' interessanti, perché poi sia che tu stia facendo il piccolo film indipendente italiano o albanese, come ho fatto io, sia che tu stia montando Prometheus, un film che ne so da 200 milioni di dollari, in ogni caso alcune delle problematiche, delle situazioni sono piuttosto standard e ricorrenti. Questo vale per tutti i cortometraggi che magari monta chi fa cinema o La bambina di Coppola, cioè è più o meno sempre la stessa faccenda, anche perché poi ormai si fa tutto con un computer, i software sono simili, per cui anche l'attitudine analitico, insomma, è più o meno la stessa cosa. E Ridley Scott, a un certo punto, questo c'entra poco con il montaggio di per sé, ma diceva: stavo facendo i sopralluoghi per Prometheus e continuavo a dover discutere col reparto scenografia per questo e quell'altro. E sono giovani, molto bravi, se non me li sceglierei, ma di 30 anni. E lui diceva: io ho 4 film decretati come 4 film più importanti della storia del cinema all'interno dell'American bla 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 bla.
e sono ancora nella posizione a 70 e rotti anni che aveva quando ho fatto Prometheus di dover giustificare e discutere delle scelte. Allora io ovviamente, sia che si tratta di Ridley Scott o di Dario Argento o di Iris Elesi, la regista albanese, assieme a suo marito Thomas Logoreci con cui ho lavorato, tengo in grandissima considerazione l'istinto e la volontà artistica di chi comunque è in genere il demiurgo, soprattutto dalle nostre parti, è il capitano del progetto. Perché ancor prima di dire io penso che io, ancor prima dell'io che ci deve essere per forza, perché se no non puoi fare questo lavoro, devi sempre lavorare su una strutturazione del tuo pensiero all'interno di una progettualità che è quella del regista. E in questo senso, prima di dirgli tagliamo il burattino di La Marionetta e di Profondo Rosso, o in altri casi c'è una lunghezza, tagliamo questo, ma perché non facciamo questo, c'è un grande senso di responsabilità se fai seriamente il tuo lavoro, perché poi il film... Enorme. E questo penso che sia la cosa più divertente ed è sempre un po' preoccupante, no? Perché poi alla fine il film esce e tu per primo vuoi pensare, poi non esiste, c'avevo ragione io, c'aveva ragione lui, perché non esiste mai, però al tempo stesso è più che altro avremmo fatto bene, avremmo fatto male. Ma sai, è un corpo, a me colpisce sempre molto quando leggo hanno tagliato le dita al mio bambino, mi pare che fu un'espressione usata da Lucas per THX 1138, parlandone con Coppola, quindi loro appunto questo... Cioè, appunto, il film è tuo figlio, andare a colpirlo, tagliarlo, significa togliergli parte del corpo. In paura, che è una autobiografia che consiglio a tutti, Argento dedica molto spazio al burattino, peraltro è un burattino realizzato da un signore che si chiamava Carlo Rambaldi, ed è da critico cinematografico di merda, per me è stato molto affascinante leggere La Querelle con il padre Salvatore. Quindi è nel libro anche. Ma ti pare che non la metteva? Perché c'è una sua però grande... Però quella della Calamai subliminale non c'era. Quella della Calamai subliminale me la ricordo di meno, perché questa del burattino, sai perché mi affascina molto? Perché James Wan me l'ha citato. Uh-huh. E allora lì il mio mestiere deve essere anche quello di emozionarmi e capire e ricordare e magari raccontare, collocando nel tempo. E lì ho pensato, vedi quanto aveva ragione il buon Dario, ma magari altre volte ha avuto torto, certo. Però in quel caso la volte beccata. Che lui ha avuto anche grande intensità nel sottolineare dove non hai gradito il suo gesto artistico, insomma. Volevano venire un giorno, vi racconto un aneddoto che non c'entra niente, volevano andare a menare a loro. Quando uscì il cartaio, che tra l'altro concludeva con una frase che invece farebbe parte di un testo, diciamo, del fronte della gioventù, concludeva con rabbia e con amore la recensione, me lo ricordo ancora. Ma questa, guarda, potremmo farci un altro, perché però lì parlerei molto più io, se non parlo abbastanza in questa cosa, perché c'è molto il mio mestiere. Ma io voglio solo dare il dettaglio pittoresco della storia, non voglio dare l'occasione, la recensione di un film, il primo che ho realizzato con Dario, che si chiamava Il Cartaio, in cui Francesco stroncava sul messaggero e a torto o a ragione, questo ci interessa poco rispetto a quello che sto per dire, Claudio Santamaria, Dario e altri hanno pensato per circa 4 secondi di fare una spedizione punitiva e menare e pestarlo fisicamente. Sarebbe stato interessante, perché gli avrei fatto un culo così a tutti. No, secondo me Santa ti mena, non lo so, bisogna vedere. Dario un po' di Dario secondo me dà il colpo cattivo, è tipo Audition di Takashi. Dario rimandava avanti e dava il colpo cattivo alla fine. Takashi, cioè, quando il critico della borsa arriva. Dario arrivava alla fine e magari non mi toccava nemmeno, perché non si voleva nemmeno sporcare. Questo chiudiamolo, perché sennò apriamo la tomba di Ligeia con è stata un'esperienza molto forte nella mia vita. Va bene, però torniamo al amo molto Dario Argento, però purtroppo guarda, è il motivo per cui mia moglie mi contesta, meno male, però mi contesta sempre, su tutto, perché è quasi tutto sbagliato e ha ragione lei, però soprattutto su a lei non piace invece una cosa su cui io faccio il burattino, non le piace quando io dico che sono un critico cinematografico di merda, quando io le dico guarda, è una delle cose più intelligenti e lucide invece che questo idiota può avere, perché è il mio mestiere, è la mia collocazione sociale, io oggi sono amico tuo, domani no,
io ho un sacro rispetto, tu hai sacro rispetto per i registi, io ho sacro rispetto per voi come creativi, anche quando stronco, anzi soprattutto. E quindi so che arriva l'odio, so che può arrivare il risentimento, che è giusto, perché una volta Aldo Grasso ha stroncato me. E io, da scemo, dopo aver fatto tanta teoria sul rapporto tra stroncatura e stroncato, là, essendo, avendolo, no, avevo fatto una cosa per Sky Cinema, avevo seguito una diretta di del Festival di Venezia, ero anche abbastanza soddisfatto, dico, lui il giorno dopo mi distrusse sul Corriere della Sera. Per la prima volta io, che avevo tanto pontificato, come sempre, dicendo che siete dei fascisti perché la libertà di stampa, perché con rabbia e con amore, perché la stroncatura, perché è un atto d'amore, perché bla 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 bla, perché non mi rompete i coglioni, io devo essere libero, ok, andate nei cortei col pugnetto chiuso, e poi invece volete venire a menare uno che si è espresso, siete delle merde e soprattutto contraddittori politicamente. Detto ciò, il discorso è che invece io capisco il dolore. Con Aldo Grasso che mi distrusse, capì il dolore, e quindi crescendo questa cosa l'ho capita. Posso permettermi di aggiungere un elemento? Ecco perché dico che un critico è sempre un gatto nero e un cattivo pensiero, se devo citare una delle canzoni più belle della musica leggera italiana, che è Come profondo il mare, perché è, noi siamo i gatti neri e siamo i cattivi pensieri. Chi lo fa bene sto mestiere? Bene vuol dire farlo male, nel senso, bene vuol dire essere anche incoscienti, essere anche sgradevoli, essere anche scorretti. No, secondo me, per esempio, non esiste la correttezza, non esiste una stroncatura che non fa bene. In questo senso è come se adesso tu volessi fare tutto, cioè te la canti e te la suoni, no? Ovvio. Secondo me invece, che io posso, per esempio, fare. L'amore è parzialmente interessante rispetto all'equazione, secondo me. Intendo dire che ci sta dentro, ma è un tuo atteggiamento, che uno può comprendere, un tuo atteggiamento poetico, e il rispetto chiaramente non può mancare. Quello che sembra alcune volte per chi fa dei film e roba del genere è la mancanza di circostanziare un certo, che magari non è questa il tuo caso. È il mio caso, fanno bene, sto male. No, no, ma io non è sempre opinabile, cioè è il vostro punto di vista, il nostro, noi siamo diversi, stiamo su due campi completamente diversi. Questo io lo capisco. Completamente diversi. No, sto solo dicendo che nell'80% delle volte che ho letto, sul lavoro mio, ma anche sul lavoro di altri, delle stroncature che secondo me sono più che legittime, cioè non ti è piaciuta una cosa che abbiamo fatto, ma ben venga, ma va benissimo, è il fatto che la stroncatura, non c'è argomentazione. Cioè se io adesso ti dico tu sei un questo infame... Questo è argomentabile. Io ti dico tu sei un infame, punto. è una affermazione che lascia... E se passi il tempo a dire... Peccato che io non ho mai ricevuto una querela. Perché perché quello che dici te, noi dobbiamo sempre... è una cosa molto seria e va sempre molto razionalizzato, amico mio. Nel senso che quando quello che dici te accade... esiste querela. No, ma che c'entra? Se uno non riceve querela, vuol dire che ha argomentato, perché se tu mi quereli... Questo film è orribile perché il montaggio è bruttissimo, è senza senso. Vabbè, un'affermazione di questo tipo è argomentata? No. Dimmi perché è questa, e quindi non è che ti querelo perché scrivi che il mio montaggio è orribile. Peccato che io argomentai molto bene la stroncatura del cartaio, che è una delle cose... Mi venne un pezzo molto bello, perché non solo perché il film era molto brutto e quindi avevo ragione io, ma perché amavo alla follia Dario Argento, e quindi avevo la presunzione di pensare di conoscere. Poi feci questo finale che speravo che venisse capito, in realtà no, fu capita solo una parte di quel finale, con rabbia e con amore, perché lì ci si divise, no? Parte della critica con cui parlai, no? Tra cui il buon Gianni Canova, era ormai di un'indulgenza totale. E lì è una questione ideologica bellissima del motivo per cui ci piace stare insieme a parlare e non essere d'accordo. Una parte della critica, Steve Della Casa, Gianni, no? Andava bene tutto. Per amore e per ricordo e per memoria e per indulgenza. Un'altra parte della critica, Giona, meraviglioso, che recita nella Terza Madre. Lo sai che una volta lo colpì molto Giona Nazzaro, perché gli dissi, io ho beccato il tuo cameo, lui fece... perché io sono pazzo, cioè io beccai Giona che sfonda, mi pare che c'è la Rondolino in seconda unità, esatto, grande compianto Fabrizio Rondolino, e io beccai Giona, ed è un Nicola, e c'è Walter che lo monta in flash, Giona Nazzaro che è il meraviglioso adesso direttore della Settimana della Critica a Venezia,
lo abbracciamo, ha fatto un egregio lavoro secondo me l'anno scorso ed è un grandissimo critico cinematografico, molto più bravo, molto più colto di me, però insomma lì ci si divise. Chi ormai accettava qualsiasi cosa da Argento, e a me irritava profondamente perché scrivevano solo cavolate, e non era amore quello, era una sorta di trattare una persona come un vecchio rincoglionito a cui non si poteva più dire niente, chi tra i fascistelli, tra cui me, pensava che fosse più giusto invece dire che i film erano molto brutti per lui, per la sua filmografia, per rispetto per l'arte meravigliosa di questo genio. E intendo dire che al di là del nostro caso, questa è una citazione di... parlando, non so, John Belushi in Animal, certo, del fatto che io sto semplicemente dicendo che infastidisce, ora togliendo poi il discorso complicatissimo degli hater e della possibilità che ognuno dica la sua, è di un confine di critica cinematografica che ovviamente è pervasiva e unisce e permette di scrivere anche a persone che insomma a vario titolo scrivono e non sempre hanno una solida preparazione, ma non è che devi avere un pedigree per farlo, va benissimo. Intendo dire che molto spesso si leggono delle cose che non sono circostanziate e in questo senso secondo me sono poco utili a tutti e favoriscono soltanto, certo, una discussione senza senso. E in questo senso, visto che ho letto, e secondo me si può fare tranquillamente a meno di di parlarne, del fatto della sfortuna critica o del trattamento critico che ha ricevuto Luca, ma non dire solo Luca, i film che abbiamo fatto in passato, anche con un atteggiamento paternalistico a volte di dire deve capire che non si può fare, intendo dire che in questo senso qui probabilmente ricevere delle critiche, per cui io ne ho lette personalmente più di Luca, lascio il tempo che trova la mia lettura, veramente di tutti i colori, ma delle robe del tipo impensabili, cioè per esempio su Io sono l'amore, che lì dicevano, c'era un critico che diceva vogliamo parlare della orribile colonna sonora del film firmata da un sedicente John Adams per darsi un tono, che invece secondo me sarà il cugino di Guadagnino. Ora ovviamente ma ti sto citando il sottobosco e la fogna, ma non perché questo problema, perché intendo dire di una persona che evidentemente non sapeva, perché basta che fai John Adams e due o tre su internet cose, e capisci che... Allora se tu mi contesti per esempio che l'utilizzo della musica inutilmente melodrammatico, perché le sequenze, l'enfasi, bla bla bla, troppa, anche solo troppa musica, che è una cosa che dici, troppa musica, ok... Che devi capire, già hai una linea in più, però in quel caso lì si trascende e leggi delle cose che appunto... Per esempio la cosa divertente è che sul montaggio di film che ho fatto, soprattutto con Luca, io ho letto, leggi sempre tutto il contrario di tutto, e quindi Luca utilizzerebbe l'aggettivo polarizzante, no? Di qualcosa che va o così, che non c'è una terra di mezzo. Ma è il gioco! Play the game! Hai ragione, però a me serve ugualmente come mi serve leggere... Cioè mi fa piacere quando leggi il più bel montaggio dell'anno in A Bigger Splash secondo IndieWire in classifica, dal 10 all'1 poi, per cui arriva alla fine. Beh, la sensualità del film è data dal montaggio, cioè io sto lì... Che bello! Ogni tanto succede, però mi serve, se è liquidato in quelle poche frasi, al di là del mio gioia del momento, poco quanto mi serve poco qualcuno che mi dice solamente un montaggio orribile senza senso ma dove voglio andare, no, non ha e in questo senso che... soprattutto per esempio parlando di gesto, e anche qui torniamo un attimo a qualcosa che forse è un po' più interessante, magari gli ultimi 10 minuti parliamo di Chiamami col tuo nome e mettiamo in postilla gli ultimi 10 minuti si parla del film, così tutti lo sanno, così tutti lo sanno. Io ho già parlato di Chiamami, certo. E intendo dire che per esempio in un film come Bigger Splash, che è un film molto articolato in cui succedono un sacco di cose, non puoi prescindere in un film inevitabilmente complesso, che non puoi percepire, non puoi non percepire come tale, cioè come denso, densissimo, tipo, è un film che può non essere, io stesso lo trovo molto denso, può non piacerti, però all'atto pratico c'è una serie di gesti che in qualche maniera non possono che stimolare un tipo di riflessione e di dibattito o di analisi, di pensiero solamente, che prescinde poi dal fatto che il film ti sia piaciuto o non piaciuto. E questo ritengo che sia una cosa molto bella, perché è un po' come quello che dicevamo superficialmente, dicevo io, di Nolan o di altri. Cioè, parlare di un film che anche non ti è piaciuto è un'occasione anche per cercare di capire cosa non ti è piaciuto, ma è anche un'occasione per...
per analizzare in maniera più approfondita la natura del gesto. E in questo senso io mi ritengo fortunato nell'incontro con Luca e con molti altri registi con cui ho lavorato di avere incontrato dei registi che fanno del gesto artistico, giusto o sbagliato, se ammesso che esista un giusto o uno sbagliato, o riuscito o non riuscito, forse probabilmente questa è più adatta come aggettivazione, qualcosa di più importante del non invece quella che potrei chiamare l'operazione. Intendo dire che, per esempio, quando sono in giro con appunto su Netflix con mia figlia e vediamo l'inizio di serie TV e roba del genere, nei primi 15 secondi ciò che il tuo occhio più o meno attento, il tuo intelletto riesce a decodificare è immediatamente vedi la griglia dell'operazione, che mi riporta, per quanto poi estremamente entertaining quello che vedi, all'interno di qualcosa di molto prossimo alla comunicazione pubblicitaria. Per esempio, quando noi eravamo ragazzi, negli anni 80, c'era il mito delle belle pubblicità, no? Che erano divertenti, era un formato nuovo, anche di grande sperimentazione e di grande investimento di soldi. Economico, cioè sì. Dall'altri faceva Blade Runner in cinema di Picoda, che aveva luce, cioè true make-up... Che meraviglia! E investono probabilmente ancora lì, però non si può prescindere dal fatto che per quanto siano riusciti momenti audiovisivi, essenzialmente il veicolo fondamentale è Spotify, torniamo la vendita, ti stanno in qualche maniera condizionando per l'acquisto di un prodotto, che è una cosa che anche il cinema fa, ma in una maniera molto più ricca e sottile, perché è una storia che ti può sedurre, non necessariamente il fatto che tu debba andarla a vedere, anzi l'aspetto industriale e commerciale del cinema è un aspetto fondamentale e che nessuno ignora o fa finta di ignorare. Perché ci piace. Ma certo, ma è come diceva Bernardo Bertolucci sui suoi film della fine degli anni 60, ci siamo resi conto che alla fine stavamo facendo dei film, dei soliloqui che interessavano solo a noi. Diciamo che questa è anche una maniera di Bernardo per parlare di qualcosa per la quale è stata accusata da alcuni suoi compagni ideologici di tradimento. Certo. E per primo dal suo maestro Godard, che gli disse che, come, insomma, banalmente, che si era imborghesito o svenduto. Beh, lo disse sistema. Anche all'amico, lo disse al figlio e poi l'aveva detto prima all'amico che l'aveva mandato a fanculo con una lettera e l'aveva detto che era François Truffaut. Esatto. E in questo senso qui... quello che io vedo è appunto sono delle operazioni, per cui anche in questo senso la cosa da picciare, per cui allora capisci. Poi ci sono delle operazioni più riuscite e meno riuscite. Per esempio, ritengo che persistano degli elementi di poesia nella riproposta degli anni Ottanta di Stranger Things. Intendo dire che percepisco dei momenti in cui qualcosa prescinde dall'operazione in sé, che è un'operazione di collazione e di riproposizione anche furba, ma intelligente, furba, insomma, è tutto un po' di un certo tipo di cose degli anni Ottanta, che poi diventa immediatamente un trend fortissimo, perché appunto perché mia figlia di 12 anni, esatto, bravissimo, mia figlia di 12 anni impazzisce, quindi c'è questa generazione di giovanissimi che sono appassionati agli anni Ottanta, adesso è la mia curiosità fondamentale, perché visto che stanno incominciando a fare capolino gli anni 90, che per me sono un decennio incomprensibile tuttora, sono molto curioso di vedere come sarà la riproposta degli anni 90, cioè se verranno riscritti, se verranno capiti, se avremo delle chiavi di analisi che ci dirà in questo mondo in cui i telefoni cellulari erano grandi così e noi avevamo ancora le lire, non gli euro, ma parliamo di un mondo internazionale, quindi di quello dell'Italia non so, c'è già stato tra l'altro un tentativo di analisi politica, quantomeno degli anni 90 italiani in serie televisive, ma intendo dire di qualcosa di più. E in questo senso ritorno un attimo a parlare di questa noiosissima distinzione fra operazione e gesto. E ritengo che laddove il gesto si distingua, voglio dire, perché comunque di alcuni gesti, per esempio di Luca, ma appunto di altri registi con cui ho lavorato, inevitabilmente non puoi riconoscere una... perché è come la rete la tela tagliata di Fontana. C'è qualcosa di incredibile, anche per una serie di coincidenze spazio-temporali e culturali, per cui il taglio sulla tela di Fontana non è il taglio della tela mio a casa mia, e per quanto io possa essere un grandissimo tagliatore di tele, e c'è quel gesto che manca una circostanza, ed è per questo che poi credo che i post-godardiani abbiano rovinato la fama di Godard, eccetera, eccetera. Per cui tornando a Luca e ai film che abbiamo fatto in passato, che ha diretto Luca, prodotto anche Luca, a volte ho letto una liquidazione, un dismiss, che prescindeva un minimino all'interno di una cosa che può essere il cinema italiano, il cinema europeo, il cinema internazionale, che quantomeno, per esempio, ti faccio un esempio al contrario. Non so perché.
il fatto di coinvolgere degli attori americani. Io lo so perché, esatto. Per esempio, che è un'arte sopraffina. Di cui Luca, di cui Paolo Sorrentino, sono maestri. Che ha delle capacità di diplomazia, seduzione, capacità intellettuali, capacità di mercato, capacità incredibili. Cultura. Cioè, esatto. Essere colti, ok? Noi italiani, Luca ha sedotto e ha incuriosito la signora Tilda Swinton quando non era nessuno, con il suo modo di parlare. Questo è un film che ci ricorda... Erano gli stessi anni dei capelli lunghi e della videoteca di cui parlavamo, capite? Prima. E Tilda Swinton, genio, perché, capito, quando si incontrano due geni si riconoscono, quando si incontrano due simpaticoni si riconoscono, quando si incontrano due compagni si riconoscono. Luca mi disse subito Tilda sul set di The Protagonists, io ero ossessionato da sto cazzo di film perché c'aveva la S finale, e dice, c'è Fasano che si vede in un frame... Anche lì loro sono decostruzionisti garruli, simpaticissimi. Lì si decostruiva il crime movie. È un film che io amo moltissimo, The Protagonists, e lo sai che verrà riscoperto tra 150 anni? Sarà un film super pop, secondo me, super figo. All'epoca arrivò che, e io dissi, solamente un pazzo può intitolare un film The Protagonists. No, soprattutto un pazzo con la S blesa come Luca. Cioè, nel senso che Luca è un po' la... cioè, è quasi kamikaze. Come... Tilda Swinton coperta di sangue, era già Tilda Swinton, era già Jarman, era già Sally Potter, era già Orlando, era già Tilda Swinton, poco prima di vincere l'Oscar per il film... Michael Clayton. Di Tony Gilroy, Michael Clayton. Che bello vedere Luca saltellare. Ecco, io quello ho un privilegio che tu non avesti, perché io la facevo l'autore... Penso delle serate Oscar a Sky Cinema all'epoca, e vidi Luca saltare come un pazzo e cominciare compulsivamente a mandare messaggi al cellulare, perché Luca era lì vicino a me in quella notte e lui era felice. E anche questo è Luca, che io mi ricordo Luca che cominciava a fare le capriole perché la sua amica aveva vinto l'Oscar. Questa è gente che ama il cinema, lo diciamo perché scusa, io... Lo sai che la cinefilia è molto cambiata negli ultimi anni, eh? Adesso questo sarebbe un pippone delle prossime 5 ore, perché io sono molto attento alla loro cinefilia. A volte è una cinefilia molto rigida, molto inquisitiva, inquisitoria, lo so che da giovani lo eravamo pure noi. Però, ragazzi, lasciatevi andare. Cioè, guardate, soprattutto su bettes.it, noi amiamo molto il cinema commerciale. Capiamo le operazioni, cerchiamo anche di amare il gesto, ma amiamo anche le operazioni, amiamo la loro disciplina, certo. Amiamo Kevin Feige, amiamo il suo modo di progettare il Marvel Universe, io lo amo tantissimo, ok? Prendo Guaglianone e lo faccio promettere in camera che cerchiamo di fare l'universo di Jig. Anche Gabriele Mainetti ha un rapporto fortissimo con Luca Guadagnino, e questo me l'ha raccontato Gabriele a me, ok? Di quanto è stato importante Luca per Gabriele. Io avevo Luca Guadagnino, no, questo lo voglio dire adesso, signori, io avevo Luca Guadagnino che mi parlava di Mainetti 10 anni fa e mi diceva, caro Alò, che non capisci un cazzo, perché questo mi ha sempre detto Luca, e sapete che c'aveva ragione, io ti dico che questo qui sarà il futuro del cinema italiano. Ecco, questo è Luca Guadagnino, ok? Io queste cose me le ricordo, va bene, poi vai a vedere, è ok. E poi mi ha raccontato, io ho dei racconti bellissimi di Gabriele, di che cosa è stato Luca, un mentore, uno stimolatore, un punto di riferimento. Fallo entrare il gatto. Cioè, abbiamo il gatto fenomena, vogliamo far entrare il gatto. Dai, tanto gli ultimi minuti. È il possiamo... momento fenomena, c'è cioè il bambino mostro di fenomena, ecco, che vuole... E tra l'altro è molto bello. Allora, il gatto, io spero che abbiamo catturato il sonoro del gatto che... Speriamo, non lo so, ci vorrebbe... Bisognerebbe fare come quando nell'Uccello delle Piume di Cristallo in polizia analizzano i nastri perché c'è un rumore strano nelle telefonate dell'assassino e c'è il suono che riporta allo zoo, dove poi... E quindi noi avremo nell'analisi dei nastri... Allora, c'è il roscio che stava segregato perché Walter è allergico. Questo per dire che... Tutto sto pippone per dire che i veri cinefili amano tutto. Amano tutto. Amano Michael Clayton, amano Jarman, amano... cioè amano, capiscono... Capiscono. Tilda voleva andare a Hollywood, capiva che aveva una strategia, perché le persone intelligenti pensano, Coppola diceva one for me, one for them, Soderbergh citato da Walter insieme a tante altre persone in questa strana conversazione, però molto precisa invece sono paradossalmente,
Soderbergh copiava il One for Me, One for Them, faccio Ocean, poi vado a fare il film da $2, iper sperimentale. Oh. Allora, signori, no? Cerchiamo di essere uomini di mondo e colti. Quindi Tilda Swinton, che incontra sto pazzo che viene dalla Sicilia, un'isola molto particolare, molto aperta, che bello sentire Battiato dentro, che bello sentire Radio Varsavia, che è una delle canzoni che io amo di più di Battiato. Là sono andato proprio dentro, chiamami col tuo nome. La Swinton, coperta di sangue, che già si è fatta convincere da sto psicopatico a partecipare a questo stranissimo film dove c'è Fasano in aereo, in Fritz Fein, tutto contento, che fa le valigie e parte. C'avevo 26 anni, quindi figurati. Senti, voglio fare la pippa da critico, là c'è Fasano che parte in aereo in viaggio, con chi? Con un pazzo di nome Luca Padagnino, che lo porta a fare appunto il loro primo lungo insieme, in The Protagonists, e c'è Tilda Swinton, Luca mi racconta, coperta di sangue, che a un certo punto chiama Padagnino, stavano a girare sta scena di Tilda per strada con brattata di sangue, che gli dice, vieni qua, questo, vedi che io mi ricordo tutte le cose, mi ha detto Luca, vieni qua, ma noi siamo una famiglia, gli dice a Guadagnino, we are family, e Luca anche un po' sconcertato da questo... Era il momento Toy Story, perché ieri in conferenza stampa, infatti c'è stata la conferenza stampa, quando Luca ha detto una cosa così precisa, così organica, chiamami col tuo nome, cioè è un film Disney. Ma è ovvio che è un film Disney. Perché, e Luca l'ha spiegato, è un film in cui la famiglia è importante, in cui noi siamo in un momento in cui ci compattiamo all'interno della famiglia. Poi se vuoi mi produrrò in un altro pippone interessante, cioè che noi, che anche io e te, Luca, siamo figli un po' ancora di un cinema che contestava la famiglia, certo, negli anni Ottanta. Lo sai che adesso con la situazione drammatica... Pensa Bellocchio. Ma noi avevamo ancora un po' i rimasugli di quel Bellocchio lì, ok? Bellocchio già lo faceva nel 64 e fu uno shock perché uccise sua madre nei pugni in tasca. Noi venivamo, anche negli anni Ottanta, c'era un po' un rimasuglio, ok? Perché c'era ancora la politica, perché c'erano ancora gli oratori, amico mio, te lo dico io perché c'erano ancora dei luoghi alternativi alla famiglia. Ne ho parlato molto con Genovese, tu non l'hai amato, io l'ho amato alla follia The Place, perché The Place è un horror ed è una cosa che ci dice, una cosa inquietante a suo modo, folle, ci dice che non c'è più politica. Io non ti ho detto che non l'ho amato, ti ho fatto una battuta divertente su The Place. Ti è piaciuto? Se ne può parlare. Ah, ok, vabbè, scusate, allora mi... perché per me in un momento drammatico, ok, si parla di elezioni decisive, 26-27 giugno 1983, in chiamami col tuo nome, fra poco arriveranno elezioni di nuovo drammaticamente non decisive, perché non ci sarà nessun governo, signori miei, da quelle del 4 marzo, con questa legge elettorale, e quello che voglio dire è, in un momento in cui non c'è più politica, non c'è più oratorio, sai qual è un luogo che ti aggrega adesso? Non ci sono più i cineclub, la sala Trevi è vuota, c'è sta solo Fasano, no, che no, sta a vedere i film dei poverini. Siamo un po' alziamo pochi, le palestre stanno diventando dei luoghi in società piuttosto di aggregazione. Io vedo la gente che le frequento, vedo la gente che anche si incontra, ciao, se stringono la mano, certo, allora andiamo a cena, scopicchiate così. Allora non c'è più niente di tutto ciò. Stiamo tornando drammaticamente alla famiglia, ci stiamo riaggrappando tra noi, no, io ne parlo con i miei pure, cioè ci stiamo riaggrappando clamorosamente tra noi, perché non abbiamo, ti ricordi, noi anche quando eravamo giovani, Walter, avevamo veramente tante spinte centrifughe, e anche Dario Argento, che il nostro padre ci raccontava attraverso gli omicidi, i traumi, ci diceva esci da lì, è un luogo patologico, certo, è un luogo, adesso stiamo invece... un momento in cui stiamo tutti convergendo, certo, sulla famiglia, ma anche perché... e il film, questo film parla di questo. Certo è che, per tornare alla mia sgradevole presa di posizione contro la meglio gioventù, che è una generazione che detesto, qui è Luca, la generazione del 68, Luca ci fa, per me meglio gioventù sono i nati tra il 50 e il 55, la chiamo così perché è un modo di chiamarla che sociologicamente è stato scelto ed è anche un interessante testo audiovisivo, televisivo e cinematografico insieme, di Marco Giulio Giordana, che comunque è stato molto importante. Che citava Pierpaolo Pasolini. La chiamiamo questa generazione
che io penso abbia distrutto il paese. Invece, e ho ragione, perché una parte di loro ha distrutto completamente il paese e vanno cancellati, eh? Cioè noi ricominciamo solo se cancelliamo. Invece the light side of the Medio Gioventù ha un violento becero come me l'hanno ricordata loro con questo film, perché è anche stata, ci mancherebbe, la generazione di Basaglia, è stata la generazione del movimento di liberazione delle donne, è stata la generazione appunto anche di genitori in grado di parlare con i figli come loro non erano stati in grado di fare con i loro genitori. Ed è stata, ovviamente, visto che l'abbiamo citato, è stata la generazione di Bernardo Bertolucci, ok? E anche di Nanni Moretti, e anche di Dario Argento, va bene, che aveva la Stella Comunista. Che erano però nati qualche anno prima. Dai, questo sia del 40. Esatto. Però la famiglia disneyana, cioè questa idea di Inside Out, no? Che noi amiamo molto, questa tavola dove comunque tuo padre e tua madre si sono trasferiti di città, ti hanno portato lì, la ragazzina di Inside Out è completamente disorientata, però poi c'è sempre la famiglia. Luca ha citato di più Toy Story, perché là ci sono, c'è la famiglia dei giocattoli e la famiglia degli esseri umani. Penso soprattutto a Toy Story 3, ma esatto. In quel momento che io ho vissuto cercando poi di trattenere le lacrime, perché lo vedo con mia figlia, che invece sì, penso fosse emozionata, il momento in cui stanno per morire tutti quanti e si tengono per mano. Oddio santo, quella scena è incredibile. Madonna mia. Per poi non parlare, però questo è più da genitore, dell'epilogo finale del film, quando il ragazzino lascia la casa. Va al college. Che è un momento di separazione. Sì, è incredibile. Vabbè, ma lì abbiamo a che fare con una sofisticatezza che ormai però è riconosciuta. Cioè tutti riconoscono, diciamo almeno da Wall-E in poi, un'estrema... Allora, tu dici che non abbiamo parlato di Chiamami col tuo nome. Secondo me molto, invece, perché... Sì, che cosa c'è? Aneddoti non abbiamo detto. Stiamo parlando di inquadrature. Per esempio, non abbiamo detto la cosa più importante. No, c'è un che trucco. In scena, il protagonista... Ascoltami. Che nessuno riconosce il mio cameo nel film. Ma io sono tristissimo. Guarda. In che cosa? In Call Me By Your Name, in Chiamami col tuo nome. Sono il DJ, allora, cioè, tutto tu, mi riconosci Giona Nazzaro nella terza madre. Non... Che sta sulla macchina. Esatto, e non vedi me con la cuffia. Perché mi piaceva di più come ballava... Army. Eh sì, perché... No, ma io vengo prima, io sono quello che cambia da Lady di Giorgio Moroder Flashdance a... Richard Butler, Love My Way di Second Lady First. Straordinario. Luca è anche figlio del rock, è anche figlio, è fratello di Carlo Antonelli, che compare nel ruolo di superato il credit di Carlo. Questo perché l'antropologo? Perché lui è quello che, soprattutto essendo in quegli anni già più maturo e più grande di noi, era quello che ha restituito, come dire, antropologicamente alcune coordinate di verità dei tempi. Ma pensate, che peraltro Carlo è questo antropologo, è annoiatissimo sul divano della famiglia. Mi sono chiesto molto perché è così annoiato, lo vediamo per poco. Carlo Antonelli, ragazzi, è un grande della società italiana, ha diretto Rolling Stone, le prime edizioni quando Rolling Stone è arrivato in Italia, ma ha lavorato a Sugar, a cose incredibili. La casa discografica. Sanno. Come la Sugar. La Sugar. Ed è un che ha creato... e ha lavorato a tantissime cose belle come Negramaro, come Elisa, e insieme alla Caselli, ma io ho capito il rapporto tra Luca e Antonelli vedendo Mundo Civilizzato, che è una delle cose di Luca che io amo di più. È anche una delle mie preferite, assieme, per ragioni ovviamente di paternità, al nostro Bertolucci e Bertolucci. Mundo Civilizzato è un film che mi piace molto, del quale vado molto molto fiero, e spero che al di là che la fortuna critica che sta incontrando Chiamami col tuo nome, quindi un certo tipo di attenzione, possa far riscoprire Mundo Civilizzato, che è un film un po' difficile da trovare. Io ho un DVD che mi sono comprato ovviamente online, c'è Cecchi Gori del film, ed è un film in cui secondo me io mi sono divertito come un pazzo. Ma si vede. Cioè il film è montato in una maniera abbastanza folle, pazzarella, però secondo me ci sono dei punti in cui Arriva tutto. Abbiamo imbroccato delle cose significative. Beh, sì. E poi sì. Essendo un film sulla musica, cioè la cosa, ecco, una delle cose che mi piace di più è lavorare sulla musica. Da grande appassionato di colonne sonore,
quando pensavo un tempo pensavo che mi sarebbe piaciuto fare, quando ancora esisteva un mercato per mischiare la mia passione per la musica e il cinema, pensavo da ragazzo di fare il critico di colonne sonore. Capito che è un mercato di nicchia, diciamo, non avrei campato con grande facilità. Poi invece ho pensato che da montatore una delle cose che mi piace di più, è un rammarico enorme che ora ti dico, è di montare i film musicali e i concerti. Ne ho fatto uno molto bello che si chiama Nessuno ombra intorno, che documenta il live tour di Jovanotti, di quel tour di quell'anno lì. E a me piace moltissimo, perché oltretutto avevo 100 ore di girato su ogni tipo di formato, avevo poco tempo per farlo. Un live comunque di un momento molto buono della carriera musicale di Lorenzo. E ne vado anche di quello molto fiero. E quest'inverno, qualche settimana fa, ho ricevuto la proposta di montare o revisionare il montaggio di un concerto dal vivo di Renato Zero. E a me è dispiaciuto tantissimo dover dire di no, soprattutto poi a me non piace fare il divo di Hollywood, per cui avevo detto, ragazzi, io di tempo probabilmente potrò darvi queste giornate qui incastrando, per cui ditelo a Renato, una grandissima stima artistica per lui, ma cioè, per me sarebbe stata un'occasione incredibile di enorme divertimento, proprio perché immagino cosa debba essere montare un live di Renato Zero. E ovviamente questo vale anche per altri artisti con i quali abbiamo collaborato, per cui mi piace moltissimo lavorare sulla musica. Mondo Civilizzato è un film pieno di musica. E in un certo senso il lavoro, per esempio, fatto sulla musica di Bertolucci e Bertolucci è una cosa che mi diverte molto e che sì. in pochi, che anche che hanno visto il film, hanno colto, così come pochi colgono, secondo me, il lavoro fatto su Chiamami col tuo nome, ma questo mi piace, perché secondo me il lavoro sulla musica di un film, come quello sul montaggio, è anche bene che rimanga nascosto. Esattamente, che faccia il suo lavoro opportunamente. Visto che è un film che parla di riemersione, esatto. Riemerge dopo. Diciamo che l'unica cosa che, come commento di superficie sulle caratteristiche degli elementi che fanno parte di un film, è che può rimanere superficiale a sé stante e non lo critico, è quando viene detta... Capisco quando viene detto bella la fotografia, che è una cosa che un mio amico regista che amo molto, che si chiama Bonifacio Angius, che è sardo, dice: quando ti dicono così vuol dire che gli fa schifo il film e non sanno che altro dire, perché capite le immagini, cosa. Invece credo che Bonifacio dica così, se l'ho detto male Bonifacio facciamo un'errata corrige, ma per esempio la fotografia di Cy Youngbui in Call Me By Your Name trascende la bellezza per sé, ma secondo me è uno degli elementi narrativi, cioè la bellezza della luce di un uomo, direttore della fotografia thailandese, che racconta Crema e provincia negli anni Ottanta, secondo me è qualcosa di veramente divertente e speciale, per cui capisco che la fotografia di quel film possa essere goduta anche come elemento a sé, laddove invece il lavoro di costruzione della musica è un lavoro del quale sono molto contento, anche perché ha una serie di riferimenti sotterranei che secondo me che mi divertono molto, e di quelle alcune volte poi, ma senza tirarmela troppo, mi rendo conto solo dopo. Per esempio il fatto che nella selezione musicale di brani, ecco, la musica, quello che viene utilizzato come score, che è musica tutta preesistente, perché fino a Call Me By Your Name, a parte The Protagonists, Luca ha sempre voluto lavorare con musiche preesistenti e si collocava nella stessa posizione di Tarantino, o volendo citare il più grande Stanley Kubrick, che a prescindere dalla rielaborazione musicale di Wendy Carlos, di alcune cose di Icewind Shut, di alcuni elementi isolati, ha sempre utilizzato musica preesistente, tranne in Suspiria, dove stiamo lavorando appunto con Tom York, ed è ovviamente un'occasione, come dire, sopraffina, ci tenevo a dirlo perché così, visto che non me la tiro mai sinceramente su queste cose, posso dire che è una cosa, cioè sono occasioni che ti dà la vita, che ti tiene così. Perché Tom, cioè, a parte che già dire Tom, no? Cioè, Tom, cioè il signor York, e poi si è costretto a lavorarci. E anche in questo voglio citare rapidissimamente Dario, perché il primo giorno del montaggio del tuo amato cartaio, nel corridoio, nella prima pausa a pipì alle 11.35, tè caldo e caffè, io sento il dovere di dire a Dario, Dario comunque, senza troppo, comunque io vorrei dirti che per me è un onore, cioè non è nemmeno dire onore, ma fatto... Senti, fatto, tu mo sei il montatore del film mio, quindi teniamo da parte onore e tutto il resto, perché deve essere obiettivo, cattivo, me devi dire quello che va e che non va, altrimenti non mi serve a niente. Bello. E io dico, bellissimo. Ok, punto, full stop. E quindi da lì in poi, diciamo che quindi doversi relazionare con Tom York, però allo stesso tempo io sono il montatore del film,
faccio le veci del film anche con il compositore, inevitabilmente, per cui ne conosco probabilmente assieme al regista la drammaturgia più approfonditamente di chiunque altro, e quindi inevitabilmente nel discorso del rapporto con la musica si è costretto a portare dei no. È un rapporto costruttivo, per cui vieni messo da Luca, sono stato messo mille volte nelle condizioni di dover montare le performance di attori come Tilda, Ray Fiennes, Dakota, cioè di attori di una statura infinita, e tu diventi giudice, per quanto giudice in una giuria di più persone, hai nelle mani un potere, un qualcosa di sublime, e quindi io di questo sono veramente ovviamente molto grato a Luca, e spero di pagare in questo senso ogni cosa, ogni giocattolo che mi è stato messo nelle mani con la maggiore attenzione, senso di responsabilità e serietà, ma non in termini di pesantezza possibile, così come quando dicevamo prima che devi dire questa cosa non va, devi sapere perché lo stai dicendo. Non parlo solo dei critici, intendo dire di montatori, certo, certo, di qualcosa di poter dire io credo che questo non funzioni perché all'interno della tua visione questa cosa qui ti causa questo e comporta questo. Per cui questo è un privilegio assoluto. E invece, in Chiamami col tuo nome, il lavoro sulla musica è da un lato i repertori, dove devo dire ho scoperto, mentre si è un po' invertito il gioco, perché prima in passato, come nel cortometraggio qui, ero un po' io che con Luca facevo il picco di quello che conosceva le canzoni, un po' più così e colà, e alcune volte ancora così. Invece praticamente l'80% delle scelte musicali di Chiamami col tuo nome come repertorio, tipo Love My Way è tutta di Luca, Lady è tutta di Luca, presumo anche mi sembra anche di ricordare che Paris Latino è tutta di Luca. Io ho portato Marco Armani che canta La Vita, perché Marco Armani è di Bari come me, e quindi sono i miei anni 80, erano, per cui e credo che Marco Armani rimanga sempre stupito di scoprire, perché anche lì sono l'amore, c'è un'altra canzone che si chiama Domani di Marco Armani, di scoprire che ogni tanto gli vengono richieste per dei film assurdi, cioè, voglio dire, noi comunque in questo senso voglio dire, posso dire, chissà se un giorno Marco dovesse sentirci, Marco Armenise, nome d'arte Marco Armani, che ti stiamo portando all'Oscar, cioè, Marco, dai, quantomeno è una grandissima cosa. E quindi immaginati i percorsi delle cose. Ma oltre al repertorio, la musica che viene utilizzata come score, sì, oltre a John Adams, che è appunto un musicista amato da Luca, che in qualche maniera ha una forma di riflessione identitaria, di forma profonda, che ovviamente nasce, preesiste a Luca, ma in cui Luca si rispecchia, tutto il lavoro della musica utilizzata come score è tutta una cosa che abbiamo scelto dovesse essere solo per piano, perché chiaramente in qualche modo richiama la storia di Timothy di Elio Perlman, che è un pianista. Elio suona benissimo! Il piano, per cui suona Bach, però nella colonna sonora c'è anche il romanticismo per piano, e intendo dire come movimento musicale, non solo come momento romantico e dolce. Però c'è anche un paio di brani di Sakamoto, in cui soprattutto il secondo, in qualche maniera nelle forme, si colloca come un punto di unione tra il mondo della musica classica dell'Ottocento e John Adams. Ma ancora più sottilmente, si tratta di due brani per pianoforte presi dalla riesecuzione di Sakamoto per piano, di due brani della colonna sonora del film Merry Christmas, Mr. Lawrence. Per cui questo da un lato ci riallaccia a qui, e utilizzare la musica di altri film e riutilizzarla nel film. Dall'altro lato ci porta al 1984, un anno dopo in realtà, Call Me By Your Name, di Merry Christmas, Mr. Lawrence, film di Nagisa Oshima, che si dica, meraviglioso. Furio. Io sono sempre per l'edizione italiana. Con Tom Conti, Beat Takeshi Kitano e Ryuichi Sakamoto e David Bowie, proiettato meravigliosamente 2 anni fa in una copia distrutta in Sala Trevi, meravigliosa proiezione in pellicola, con le musiche di Ryuichi Sakamoto, una colonna sonora meravigliosa, credo fra quelle che abbia fatto anche innamorare Bertolucci, che poi l'aveva chiamato per L'ultimo imperatore. Che ha preso Sakamoto. E non solo, L'ultimo imperatore, Impegno nel deserto, L'ultimo imperatore. Quel tema fu indimenticabile, insomma, il tema di Furio, se lo sentite, ve lo ricorderete. Anche una famosa canzone, Forbidden Colors, cantata da David Sylvian. Esatto. E quindi tracce di quella colonna sonora risuonate per piano figurano nello score di Chiamami col tuo nome. Per noi una chiusura del cerchio meravigliosa. Ma, e sono cose che poi un po' le vuoi fare perché le vuoi fare, un po' fanno parte della musica che noi ascoltiamo, per cui il lusso di poter avere quella musica nel tuo film. E ieri ci stavo pensando per Suspiria, perché
una delle fonti di ispirazioni maggiori per Chiamami col tuo nome, assieme in generale al cinema di Romero e un certo cinema francese degli anni Ottanta. Uno dei film che più abbiamo amato negli anni Ottanta, io e Luca, che per noi è fonte di veramente grandissima ispirazione, oltre a qualcosa di Rivette, è Ai nostri amori di Maurice Pialat. Che altro autore molto poco ricordato dalle giovani. È un film meraviglioso, questo consiglio di guardarlo, soprattutto perché, visto che poi i salti narrativi che noi facciamo nei film vengono sempre tanto malmenati, c'è un'ellissi ad un certo punto, dopo 20 minuti dei nostri amori, meravigliosi, con un certo punto il racconto salta senza dare alcuna spiegazione, si sposta da un'introduzione estiva di 15, 16, 20 minuti con Sandrine Bonnaire, attrice alla prima apparizione sullo schermo, ragazzinissima, piccola piccola, per spostarsi in un inverno in cui vieni proiettato senza alcuna coordinata e quindi ricostruisci, incominci a fare un lavoro intellettuale di ricostruzione per collocarti in che punto della storia ti trovi. E questo, certo, è chiaramente uno strumento narrativo che più volte, anche in altri film, tipo In viaggio sola di Maria Sole Tognazzi, bello, ci siamo sforzati di utilizzare per rendere la posizione dello spettatore più divertita e attiva, perché per un attimo ti devi chiedere che cosa sta succedendo. Poi chiaro, c'è grande differenza tra l'essere arbitrario in questo tipo di scelte e il fatto di renderle veramente satire e interessanti. Beh, tu lo fai, per esempio, una cosa che mi piace tanto di Santa Maradona è un momento onirico dove cambia completamente il ritmo del racconto. Ne parlai con Ponti all'epoca, lui mi disse no, mi piace tanto anche a me. È quel momento di Santa Maradona, che è un film delizioso del 2001, in cui è tutto molto pop, il film è tutto molto lineare, e poi a un certo punto la narrazione cambia completamente e sembra che diventi un incubo, anche come inquadrature. Là veramente molto bella la dissonanza al montaggio. E è stupenda l'ellissi alla fine di Chiamami col tuo nome. Certo, certo che sì, usiamo il tempo, no? Usiamo il clima anche, usiamo il clima, usiamo i vestiti. Questo è un film meraviglioso perché ci racconta l'estate. L'estate è il corpo che ovviamente ha meno vestiti addosso. E che bello che è, appunto, Chiamami col tuo nome, il finale. Amico mio, qua dobbiamo arrivare a un finale. Io però ti voglio far parlare della famiglia, perché una cosa stupenda che ho amato di Chiamami col tuo nome è anche un po' questo gioco giallo, un po' argentiano, che si fa con la mamma. Attenzione, perché questo è un film che parla di riemersioni, ok? Si riemergono delle cose dall'acqua, riemerge anche un senso di appartenenza, un'identità. E attenzione, perché questa mamma, che sembra un po' una strega, mi eccitava moltissimo. Attenzione, questa mamma conosce il tedesco e parla una lingua di gente che ha cercato di far fuori gli ebrei. E a un certo punto Luca è un genio nel giocare con una parte di me, di spettatore, come veramente avrebbe fatto Hitchcock o Argento, perché io a un certo punto avevo molta paura della mamma. E ci sono anche come lui fa recitare lei, questo fatto che lei parli in tedesco e questo fatto che ci sia la stella di David e che la mamma aveva chiesto che le collane non venissero più portate con la stella di David. Elio vede Oliver e una delle prime cose che apprezza di Oliver è che Oliver con orgoglio sfoggi questa stella su questo petto meraviglioso da prassidere, da bronzo di Riace. Ok. Quindi prima cosa, gioco con lo spettatore, io immediatamente ho avuto molta paura di lei e il tedesco mi ha dato l'ultimo indizio, dicevo vedrai che lei creerà grossi problemi, perché lei non, anche gli ebrei, attenzione. E poi Michael Stahlberg, il papà, cioè Luca fa un gioco manipolatorio, perché prima parlavamo di manipolazione bellissima, Michael Stahlberg io l'ho detestato no, insomma, però... Questo papà che saltella per l'arte, questo papà che si infervora per il passato, Luca che fa? Mi manipola, mi fa pensare che il papà non sia nel presente, non sia nel presente della vita del figlio, anche se hanno un momento molto carino sul divano dove gli dice li belli, però questo padre che è molto legato a diapositive del passato, questo papà, Luca mi fa morire dalle risate come lo fa correre. Io là pensavo fanno bene, fanno male, sto bene, sto male, sempre la canzone del Blu Vertigo, perché dovevo capire se lo detestavo questo accademico completamente perso nel piacere autoreferenziale anche un pochino, no, di una vita molto chiusa come può essere quella, abbiamo parlato, certo, tanto anche di università, di degli accademici, no, che veramente sono persone adorabili, Antonio Costa, il mio Luciano Nanni, mi sono lavorato con Luciano Nanni, quanto mi ha insegnato Luciano Nanni,
questa gente, no, ride quando legge De Saussure a casa, no, noi gli vogliamo bene, sono dei folletti, va bene, cioè diventa un'ossessione, cioè se chiudono lì mentre noi fuori andiamo a fare la spesa, le cose, è ovvio che fa parte del loro mestiere, ma ti può, c'è una grande manipolazione lì, mamma strega, papà rincoglionito, fuori dal tempo, fuori dal tempo, e allora invece poi Luca fa una grande rivoluzione nei minuti finali, e lì arriviamo a quello che mi ha fottuto, quanto mi piace quando qualcuno fotte i miei orribili pregiudizi, le mie ideologie, il mio odio per la meglio gioventù. Luca là ti ricorda anche chi sono queste persone che secondo me hanno fatto anche molto male al paese, ma che in realtà hanno fatto il nostro paese, e forse io poi, sai, essendo infantile, io li odio perché li amavo forse troppo, mi aspettavo da loro, sono stati per me degli idoli, no? Veramente, allora ho vissuto gli anni 90, gli anni 2000, tutto il dibattito che c'è stato, loro che politicamente ci hanno abbandonato, secondo me, non ci sono stati, e non hanno contrastato, non hanno portato la nostra ideologia con forza, no? Dell'Italia che volevamo, vabbè, ma queste sono i miei pipponi. Allora ti voglio chiedere, per arrivare poi a Disney, questa famiglia, tu che ne pensi appunto di questo concetto di famiglia molto forte? E anche molto legato al presente che viviamo, perché ne ho parlato anche con Dall'Atri, perché anche The Startup, che è un film che ho amato tantissimo per alcune cose molto interessanti che proponeva, con Dall'Atri era d'accordo anche Alessandro con me, cioè sul fatto che oggi dobbiamo molto, non abbiamo più la spinta centrifuga e abbiamo una spinta a ricompattarci come famiglia. Mi dici qualcosa te che pensi della famiglia di Chiamami col tuo nome? Innanzitutto vorrei dire che l'attrice che interpreta la madre è Mira Casar, che è una grandissima attrice francese, è fra le sue prove forse più conosciute, soprattutto per chi si imbatte in siti equivoci su internet. È un bellissimo film di Catherine Breillat, che in italiano si chiama Pornocrazia, in originale Anatomie de l'Enfer, credo, sì. Con Amira e Rocco Siffredi. Sì. Un maschio umiliato nel film. Distrutto. E, come giusto. Starei un attimo attento ovviamente all'equazione del tedesco dello sterminio, perché ovviamente no, nel senso che presumo che ci ho pensato, certo, no, ma non dicevo a te, starei attento, staccia attento, che intendo dire che è un'equazione probabilmente alla quale per inciso non avevo neanche mai riflettuto, anche perché comunque loro sono americani. Annella Perlman è probabilmente cosmopolita, il professor Perlman è sicuramente un intellettuale americano con rapporti, connessioni in Europa. Elio in questo senso è figlio di questa famiglia che vive un po' fra gli Stati Uniti e forse la Francia e l'Italia, e in questo senso sono profondamente cosmopoliti, e penso che questa fosse una delle nature anche bertolucciane del film, ma lo sia, ma soprattutto sia anche una componente fondamentale del bellissimo libro meraviglioso di Andrea Assiman, che è alla base della storia del film, così come il discorso e il personaggio del padre e la ragione per la quale poi Luca si è, dopo che il progetto aveva girato, anche altri registi a cui Luca aveva proposto il film prima di decidere di farlo lui. Chi l'aveva proposto? L'aveva proposto a Gabriele Muccino, penso che questo si sappia, a quale io ho fatto una foto assieme a Luca l'altro giorno in Laser Film durante il missaggio di Suspiria, quando abbiamo avuto la notizia delle nomination. Muccino, Gabriele era lì perché sta terminando il suo film e che uscirà fra poco, e quindi li ho visti insieme, ho detto beh, facciamola questa foto, è stato oggetto di in conferenza stampa di discussione fra, e la foto l'ho fatta io e l'ha subito postata Muccino su Instagram, e credo Gabriele, e credo altri registi italiani, e chiaramente poi c'è stato un momento in cui James Ivory stesso doveva fare il film. È molto cambiato dalla versione di James Ivory alla versione girata, che mi sento di poter definire per una serie di ragioni la nostra versione anche di credito italiano, come avrei notato sul film, e in questo senso il film è parecchio cambiato rispetto alla scrittura di James, che aveva fatto innanzitutto un film molto fedele al libro nelle parti buone, e anche uno sguardo che probabilmente aveva un po' delle componenti un pochino parzialmente più esotiche, così come può essere lo sguardo di un americano, ora senza arrivare agli estremi di Juliet Letters o di Under the Tuscany Sun, sapete quei film in cui l'Italia è sempre molto inguardabile, From to Rome with Love del nostro amatissimo Woody Allen, che è un film sinceramente che io non riesco proprio ad avvicinarmi, e io veramente amo molto Woody Allen, lo amo tuttora.
però in questo senso qui il film di James, la scrittura di James aveva ancora un po' di quelle caratteristiche, era un film anche più grosso, più lungo, più difficile da mettere su, in cui la sessualità aveva un aspetto completamente diverso. Io penso che la scelta di Luca di fare del sesso un fuoricampo in questo film, c'è stata anche una polemica fra James e Luca, non corrisponde in alcuna maniera ad una forma tonta di pudicizia, anche perché, come ha detto Luca, guardatevi i miei film prima. Cioè, noi abbiamo fatto una sneak preview, una proiezione che è nel pubblico di Bigger Splash a Pasadena. Alla domanda qual è la cosa che più vi ha irritato del film, c'era scritto in gran parte delle risposte discusse per quel focus group, male nudity. E alla domanda qual è la cosa che vi è piaciuta più del film Bigger Splash, c'era scritto, per metà delle risposte, male nudity. Per cui anche lì, come lo prendi questo dato per spiegarti quanti film di Luca Pesci hanno degli oggetti molto particolari, molto strani? Però insomma, in A Bigger Splash, Ralph Fiennes è costantemente nudo. In nudo. Ma sempre, cioè non c'è, ci sono due scene qui probabilmente, per cui in questo senso... Ed è un omaggio a Carlo Antonelli. In questo senso... Ed è Carlo Antonelli, in possiamo questo dire senso, che... Ma lo dici sempre, io le sento le tue recensioni, tu pensi che non ti segua. È Carlo Antonelli, ma tu lo dici per fartene un vanto, okay. Non lo dici per dirlo. No, sto ma scherzando, guarda come si attesa. No, questa è una cosa che mi ferisce. No, perché io... sai delle cose, ah, no, quindi vuoi no, tirarle ho fuori. Ho visto Carlo, vedo Carlo. No, c'è qualcosa dell'essere flamboyant dell'essere parte del mondo discografico. Dell'essere produttore, cazzo, il mondo civilizzato, come 24 Hour Party People, che è uno dei film più belli della storia del cinema, siamo d'accordo? E, attenzione, momento di pausa, di Fasano... enfatizza il producer musicale, ok? Il producer, il Martin Hennett che inventa i Joy Division, ok? Certo. Ti volevo un po' più partecipe su sta roba, no, perché no, cioè, è un film che amiamo molti. Vedere Carlo in Mondo Civilizzato dall'altra parte del vetro a me mi ha insegnato tutto in quelle scene. Certo. Cioè, vedere Carlo, là ho capito che lavoro ha fatto sui Negramaro. Che lavoro poi aver fatto. Certo, come okay. Si fa su Cristallo la canzone che canta. Quando Fiennes arriva. Quindi non era. Dai, non era triviale. Ma sì. Flamboyant, ma anche l'importanza. Il personaggio di Fiennes è immenso in A Big Splash. Io ho un solo problema, lo sai, con A Big Splash, Buzzanti. Ma qua si apre il dibattito, ok? Qua la schedina finisce. Secondo me si distrugge abbastanza il film, un film immenso. Fino a quel momento ero proprio, vabbè, lì, proprio in curva con gli striscioni. Ma lì si apre un dibattito eterno. Vabbè, però a me ricorda la figura, perché Fiennes è profondissimo come personaggio. Ti racconta che cos'è un produttore musicale. Un produttore musicale aiuta artisti a trovare se stessi a livello, e tu lo sai. Ma direi un produttore in generale, esatto. In questo senso, okay, volendo okay. Fare. No, okay, no, okay. Come levatrice, come. Esatto. Come... Vabbè, questa è la. Allora, Carlo, io ci ho visto Carlo, ok, stop, poi. Vai, torniamo. No, stavo tornando a chiamami col tuo nome, sì. Per il fatto di questa cosa dell'unità. Io ritengo sì. Che la sceneggiatura di James aveva un sesso molto più esplicitamente rappresentato. Io ritengo che invece il fatto di averlo rappresentato nel fuoricampo. E tra l'altro col suono in alcuni casi il lavoro che è stato per noi estremamente delicato. E poi scusami se ti interrompo, dobbiamo un attimo parlare di cosa allora intendiamo per sesso, perché per me c'è tanto in campo. Ma certo. Oh, allora che cosa vogliamo? Vogliamo intendo la penetrazione dire... anale? No, perché no, quello no, stiamo sempre, arrivando... no, diciamo quantomeno una forma più esplicita, per esempio appunto la questione per la quale citavo Ralph Fiennes nudo è che essenzialmente nel film nella scrittura di James erano presenti molto più i nudi maschili e tutto il resto, mentre invece in questo caso nel film finito non ci sono, ma per scelta artistica e poetica. Stiamo finendo? Per la prima volta potrei dire veramente che sta finendo la batteria. E allora basta, noi ci dobbiamo fermare perché sta finendo la batteria, che forse, guarda, è una cosa bella, perché è l'unica cosa che ci blocca. Esatto. È l'unica cosa che ci fa, perché noi, se no qua si rischia che... Io non so che cosa succederà, non so se vedrete, io assolutamente lotterò per questo, con Mirko e con il mio... Della versione... No, io non voglio il montaggio, ma che senso ha? Andiamo online. Queste cose non me ne frega niente, cioè... la vedono in due, la vedono in tre, non è il senso del motivo per cui io secondo me ci massacreranno nei commenti, ma quello che intendo dire, ma io fanno sempre propongo due cose. Tu pensi che a me me ne interessi no, qualcosa? Certo. Io sono figlio di Chandler, io sono tosto. Ok. Se tu sei ferito dalle cose che dicono, a me mi insultano ogni giorno. Voglio sentirmi, soprattutto i Nolaniani che saluto, Edward Bunker, in questo caso voglio sentirmi Edward Bunker, cattivo e tosto come se stiamo a San Quintino. No, vorrei dire una cosa che possiamo che fare. Che colore aveva nelle Iene? Ce lo ricordiamo? White era lui, chi era?
Aiutami. White mi sa che era Keitel. No, però l'altro giorno ho visto Runaway Train di Koncialowski, dove c'è lui. Cioè, film, sì, però sì, sempre sì. No, facciamo due cose. Facciamo bibliografia, se possiamo, bibliografia, musicografia e magari due indicini per fare i capitoli all'interno della cosa. Poi tu tornerai perché parleremo ancora, spero, prima di morire. E vabbè, signori, abbiamo cercato non tanto di raccontare la carriera di Walter, perché non abbiamo parlato, abbiamo parlato pochissimo di Santa Maradona, pochissimo, abbiamo parlato un po' di Argento, abbiamo, vorrei dire che per me è scandaloso che questo signore abbia ricevuto solo una nomination al David fino a questo momento, ma forse verrà corretta la cosa molto presto. Abbiamo parlato di Franco Kim Marcalli, abbiamo parlato un pochino di Walter Fasano, abbiamo parlato tanto anche di Luca Guadagnino, che baciamo, e forse nemmeno Luca vedrà questa anzi soprattutto lui non vedrà questa cosa. E io ti ringrazio, va bene, grazie, di essere venuto qui, di aver parlato con me, è stato veramente un piacere. Grazie a chi si avventurerà all'interno, browsando all'interno del file, cercando momenti interessanti, un po' a fatica, ma magari alcune cose divertenti e interessanti le abbiamo dette anche. Chiudiamo semplicemente dicendoti: qual è stato il libro più importante, se te lo ricordi? Questo è un film che ci parla tanto di libri, di quanto leggevamo nell'83. Tu avevi 13 anni, se non sbaglio. Che libro era per te importante su questo che erano chiudiamo? Le estati piene di Urania. Io Lovecraft. I 32.000 romanzi, uno al giorno, di fantascienza della collana Urania. Fruttare Lucentini, la curavano. E chiudiamo con questi geni Fruttare Lucentini del pop, va bene? Perché noi amiamo il pop, amiamo Chiamami col tuo nome, perché Chiamami col tuo nome è tutto. Ok, è art house, è pop, è Richard Butler, è Marco Armani, è Johann Sebastian Bach, è Armie Hammer, è Timothée Chalamet, è Luca Guadagnino ed è Walter Fasano. Grazie Francesco. Ciao Betteist. Ciao. Addio, anzi.